Eh. Grande, non vedo l'ora di fare questo live. Ma so, non sei giusto? che allora. sono chiesti bene per fare live. Hai visto pure è... la camicia bianca. Io ho freddo oggi, non lo so che cos'è questo quest autunno che arriva a luglio. Allora, siamo qui in compagnia di Jacopo, Jacopo Jacopni lo vedete, l'altro è, è Manuel, X-Pro Manuel, che è una, una delle nuove aggiunte al nostro, al nostro clan di Destiny, e siamo qui per farvi vedere le prove di Osiride. Le prove di Osiride sono le prove PvP, in pratica questa modalità con tre giocatori per squadra, senza respawn, ci si può solo resuscitare, e si compra da fratello Vance, questo qui, che è per 100 soldini, che è il biglietto per partecipare alle prove. Una volta comprato il biglietto, vi viene fuori nell'inventario e vedete okay. che ci sono 9 pallini gialli e 3 pallini rossi. Questo vuol dire che avete la possibilità di perdere tre partite per riuscire a vincerne abbastanza da comprare da fratello Vans una serie di oggetti che ora vi faccio vedere. Per cui vedete che vincendo due vittorie si prende un primo pacchetto casuale azzurro, dopo tre vittorie se ne prende un altro azzurro, dopo cinque vittorie si prende il corpetto dello stregone che dà eh, accesso al livello 34 perché ha 42 di luce, poi... C'è un altro pacchetto random ma leggendario, quindi di cose più rare dopo 6 vittorie, dopo 7 un'arma che fa cagare, in questo caso cambierà tutte le settimane così come il pezzo di equip e dopo 8 vittorie si prende l'altro pacchetto super raro la cosa figa cos'è? è che se riuscite a fare 9 vittorie senza perderne nessuna andate su Mercurio che è tipo la lounge di Alitalia negli aeroporti per, per chi ha la anche la Gia. qualità è la stessa anche la qualità è la stessa <ride> e dentro ci trovate il super loot della vita come le armi della regina che sono queste ma con il danno elementale più altre così ma lui chi è il fratello di Cosso di Assassin's Creed? il fratello di Arnaud? allora ha mangiato questa fantastica, sì. Pierporo ha mangiato questa fantastica. Di cipolla. Alla cipolla. Ora mi sta grande alito. Eh? Cioè allora grande. Parlerò, ti parlerò guardando davanti a me. Dicevo: lui è il fratello di Arnaud, il fratello di Ezio. Di chi è? So. Tra l'altro, è buonissima, questa kitchation. Non e... finirò mai di dirlo. E infatti era veramente è incredibile. Ma... Allora, vedete come posso fare per agevolarmi il compito di fare. 9 partite, 2 vittorie consecutive. Fratello Vance vi vende per 3 soldini, che non vi racconto come si prendono, questi tre favori di La pietà di Osiride, la grazia di Osiride e la pietà. In pratica. No, detto due volte pietà. <ride> favore, <ride> pietà e grazia. In pratica cosa succede? Comprate questo. Il favore già vi regala una vittoria appena iniziato, Poi. La prima sconfitta verrà perdonata, quindi se ne perdete una delle nove, sti cazzi, non succede niente. Quindi potete niente. perdere 10? Esatto, ne potete perdere 4, 4, scusami, non so perché ho detto dieci. Per, per arrivare tutto. in fondo, certo. ne, però ne potete perdere una, una per andare sul mercurio. E l'altra, la prima vittoria vale doppio, quindi in teoria se noi vinciamo la prima ci ritroviamo già con tre vittorie. Ok. Ora... In realtà tutto questo è stato combinato: tre vittorie, ma poi comunque fai devi fare comunque i nuovi scontri. O fai due scontri in meno? Due scontri in meno. Ah, fai proprio gli scontri in meno. Scontri fai in meno. ok. Esatto. Okay. Perché poi c'è una serie di problematiche, insomma, legate al NAT. Perché... Ne approfitto. Intanto, scusami, se mentre Vai. tu, intanto inizi a giocare per salutare ovviamente tutti i ragazzi che Vai. stanno ragazzi, in chat. Ragazzi, ragazzi, pure, qui hanno visto tutti. E i moderatori, che non credo ci siano moderatori al momento, ma potrei sbagliarmi. E saluto anche Galbanino che mi ha raccontato che adesso saranno, ci saranno freddure per me perché. Per me Ci saranno le freddure per te perché sanno, sanno che mi piacciono come la figa: in verità no, perché la figa mi piace e le freddure no. Per cui è anche sbagliato come concetto: ti fanno le freddure per te, perché sanno ah, che sei un ma... grande amante delle freddure. Ma... Però non potrò leggerle. Per... Poi molti si stanno lamentando della mia espressione, perché dice con la stessa <ride> espressione, allora Siegfried ha detto come quando accompagno la mia ragazza in un negozio di abbigliamento. Poi potete notare l'attenzione che rivolge alle parole del barone, sembro io, durante le lezioni all'università. E Così, in verità, non è vero, io so quanzi, sto assistendo con piacere una cosa. Ovvio che preferirei essere da qualsiasi altra parte rispetto a qui, però. Comunque vengo con piacere. Però io ringrazio Jacopo e Manuel. Tra l'altro, vedete che Jacopo, siccome se la tira perché è, tro è troppo forte, ha rage quittato ieri sera una partita in PvP e poi pure il clan. Adesso sta per chi questo Jacopo. Jacopo? Quindi non, non fa solo sul multiplayer, in generale, in tutta, <ride> la, in tutta la sua vita. Comunque, una persona che ha de delle scelte <ride> abbastanza estreme. Esatto. Salutiamo Martin che ho visto adesso vai, che vai, è arrivato. Parti, parti, parti. E quindi iniziamo a giochicchiare. E andiamo ancora avanti, vedo Mastero, Karin, Pierpa. Non mentire. Tra l'altro, prima ho visto, perdonami, faccio anche un po' di domande extra, tanto non penso che siano queste grandi domande. No, però fra... no, no, qui, però, poi se no mi si incazzano loro, devo stare concentrato. Vai, Beh, vai, mica vai. te le faccio a te. No, no, vai, vai. Dico, vai, posso vai. fare anche cose extra man mano che arrivano. Fai no? tutto quello che ti fai. Ok, pare, come vai. se fossi a casa mia. <ride> allora faccio come se fossi a casa mia. Via, bagno. Bravo. Esatto. Allora MagaNDIE ci chiede: Non pensate possa essere interessante fare più spesso qualche diretta su The Witcher? Eh, in un mondo così vasto sarebbe figo scambiarsi consigli a vicenda. In realtà già avviene questa cosa. Nel senso che, al di fuori dell'infornata violenta iniziale, eh, comunque abbiamo continuato a fare dirette su The Witcher. Proprio venerdì ne ha fatta una. Simone ripartendo insomma diciamo un po' a metà del gioco eh, probabilmente passando anche questa settimana credo ci sia un, un altro long play serale probabilmente settimana prossima torneremo l'obiettivo è proprio quello con Umberto ne discutevamo ritornare sul gioco quando si è già a metà avanzati in game, in modo tale da far vedere un bel po' di gioco avanzato e cominciare a discutere di quello che è non tanto l'endgame, perché non è un gioco che è un endgame, non essendo un MMO, ma insomma a livello proprio molto più avanti, quali sono i set consigliati, le, le pozioni consigliate e così via. L'obiettivo è proprio quello ritornarci più avanti, non necessariamente con me, ma eventualmente con altri. Pare che giochiamo contro dei tedeschi. Eh sì, Sondre e Saz comando. Porca troia. Poi. Eh, mi chiede Jack se sono il prossimo a Mi scappa la fac, non credo perché ho chiesto a Fabio Tanzen, prima di metterci credo. qualcun altro Prima c'è Tanzen adesso, sì. domani, non Tanzen che l'ha già fatta, l'ha già registrata E non so, dopo, forse credo Vincenzo, credo, non mi ricordo precisamente e, Salutiamo Slayer che era andato a mangiare, a prepararsi il pranzo, ha invece è tornato Daddy Joe ti fa questa domanda, a cui posso rispondere anche vai, io se non ti disturbo mi consiglieresti di iniziare a prendere Destiny ora dopo così tanto tempo dall'uscita? Allora, come tutti gli MMO, tendenzialmente, anche se non è proprio un MMO in senso stretto, però, insomma, come tutti i titoli che si potenziano nel tempo, migliorano, diventano più. Corpose e tutto quanto, e soprattutto poi anche tener conto di un ribasso di prezzo sostanziale, sicuramente è paradossalmente più consigliato prenderlo oggi che al momento dell'uscita, semplicemente perché oggi gode di prima di tutto tutta una serie di patch classiche per migliorare, ottimizzare il gioco e tutto quanto. E dopodiché, oggi lo vai a comprare con già dentro, o meglio, dovresti pagargli a parte, però, con lo stesso prezzo di quando oggi, quando a suo tempo si era comprato il gioco principale, oggi lo puoi andare a prendere con già dentro eh, i, le due Sto espansioni, corpose, quindi sia. Complimenti per la bomba in faccia agli altri. Sia per um, sia il Casato dei Lupi che, eh, che Crota, insomma, che è il DLC precedente. E come vedrai anche nella recensione, che tendenzialmente pubblicheremo domani, tranne casi strani, eh, vedrai già eh, che questa, intanto, è stata un'espansione abbastanza promossa a pieni voti eh, rispetto a Crota, in cui Antonio non era stato convintissimo. Questa, invece, la, la, mh, insomma, la, la promuoverà abbastanza a pieni voti domani nella recensione. E questo già ti dimostrerà. Ridi. Guarda la retira. Eh, già ti dimostrerà eh, come effettivamente c'è eh, un, un distacco importante, comunque c'è un, un valore aggiunto importante che puoi guadagnare comprando <ride> oggi il gioco. Che troia. E, il, Combatti per tutti e nove match contro la stessa squadra? No, cambia o sempre ogni round. So, allora so, è al meglio dei cinque una partita. Ah, ok, ok. Vai, continua a giocare perché ho visto già che appena. Ecco già, se il prossimo morì di nuovo. No, no. Ancora no? No, perché devi Cioè, la... gli scudi si recuperano. Poi andiamo ancora avanti. Solo che i ragazzi sono veramente forti, eh, sia Yahoo che mano. per cui riuscire a fare una kill, prima di tutto, dovrò riuscire a trovarli perché li ammazzano prima di solito. Trix dice che da 10 la vignetta di Appandapiace su The Witcher e quanta parte del mio monologo è vero In realtà c'è un bell'aneddoto su quella parte iniziale del mio monologo che ha, fatto, che ha fatto Giacomo per farlo stupido, semplicemente per fare pubblicità al suo libro E tra l'altro lui mi ha mandato prima, perché lui fa sempre così, ci manda la vignetta a me e Vincenzo Che gli facciamo una prima revisione per eventuali errori e così via in precisione eccetera eccetera Per cui aveva mandato questa ci prima vignetta Ma eh, ragazzi Scus... Scusandosi, anticipatamente del fatto che avevo utilizzato la mia faccia ho detto, ma posso, ci cioè, sono problemi se utilizzo la tua faccia per pubblicizzare il libro. Io ho detto, figurati, guarda, a me mi cambia zero, per me la puoi usare anche nel modo più becero possibile, senza alcun tipo di problema. Per cui in realtà il monologo è scritto da Giacomo per Giacomo. No, io non c'entro niente in quel monologo a parte prestare le mie bellissime fattezze fisiche. Poi, Tarial mi chiede quanto partiamo per le tre eh? se si prospettano buona fiera o una cacata. Partiamo sabato 13 giugno. E, mh, si prospetta un grandissimo E3 perché comunque le novità potrebbero essere corposissime Titoli nuovi di Microsoft, insomma aspettiamo tutti di capire se ci sarà qualcosa di Quantum Break Piuttosto se ci sarà qualcosa del nuovo Gears of War, ci sarà qualcosa di P9, la famosa P di Rare che se ne parla da mille anni eh, Halo, stesso Halo magari far vedere qualcosa del single player, insomma c'è tantissima carne al fuoco Per Sony lo stesso, Sony deve far vedere... Cioè, deve rispondere con forza ad un Natale che si prospetta essere il secondo Natale di seguito abbastanza sfigato per la PlayStation 4. Visto che fondamentalmente di corposo non c'è nulla. Quindi queste voci di Uncharted, della remastered e così via. Nintendo che ha confermato che non ci sarà Zelda, però comunque è un anno importantissimo. E quindi deve far vedere con. Con, con potenza che cosa ci sarà, più tutti gli altri partner. Ricordiamo Electronic Arts che c'è Battlefront, c'è la voce di Mirror Sedge, c'è la voce del Mass Effect nuovo, il nuovo Need for Speed. Bethesda che si gira la voce di questo. Dovrebbe esserci il Doom nuovo, forse addirittura Fallout. Insomma, Square Enix con il nuovo Tomb Raider, con Deus Ex, magari Hitman. Insomma, veramente potrebbe esserci tantissima roba lì dentro. Quindi un'etter che guardiamo con grandissimo eh, interesse. Allora, mi chiedevano in chat, vedevo. Con quale classe gioco più spesso? In realtà io, soprattutto il PvP, lo faccio con il Cacciatore. Perché lo Stregone è stata la prima classe che ho fatto. Ma lo uso prevalentemente per il PvE: Perché si può resuscitare è più comodo. Per cui la mia classe in PvP è il Cacciatore. però insomma, oggi serviva questo. Perché un po' col Cacciatore già ci avevo giocato. E non sapevo se era ancora buono per andare sul Mercurio. Poi eh, andiamo ancora avanti, chiede Fruit joids. Se eh, i DLC inclusi nelle Collector's Edition di Destiny hanno una scadenza, perché dice che io il gioco ce l'ho da un po' e non l'ho mai riscattato, assolutamente no, puoi riscattarlo quando ti pare, fin tanto che esisteranno i DLC. Poi, eh, Siegfried, vabbè, per quanto riguarda le previsioni, più o meno ti ho risposto ancora prima di leggere la tua mail, eh, la tua, il tuo messaggino, e Red, Red Email Game dice, povero Wii U, con questa situazione di Project Cards a 23 frame al secondo ci sta andando... Solo a perdere, a questo punto non sarebbe stato migliore evitare di svilupparlo? Gran bella domanda Morca che fai fortana. È una gran bella domanda a cui non, non so darti una, una risposta Nel senso che da un lato ti direi sì, è meglio evitare le figure di merda Allo stesso tempo ti dico il problema è, è neutro nel senso che tanto non è un problema di Nintendo al limite ci rimette soltanto lo simpatone abbiamo vinto 5-0, ci cioè ha vinto Manuel e Jacopo 5-0 io veramente no. <ride> ho cercato di inseguirli mentre tu parlavi ma non c'era verso Bravamente, e allora. la, cosa, la cosa importante è che ehm, Incredibile. comunque loro alla fine fanno uscire un gioco di guida che magari nell'arco di uno o due mesi sarà migliorata a livello di ottimizzazione, perché succede sempre così con i titoli, guardate anche The Witcher, eh, e poi a quel punto si ritrovano ad essere praticamente l'unico gioco di guida realistica su Wii U. Come? Sì, no, dicevo perché il che io abbandonerei la, 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 il matchmaking, sai? Perché non vorrei che poi lo buttasse fuori e ci manda in partita in due e basta, perché ora allora il primo cos'è? No. Perché allora Manuel ha già, ha già finito il biglietto, ha già riempito le 9 partite vinte, perché appunto era dissociato rispetto a noi, non eravamo allineati e adesso non sappiamo bene se lui continuerà a giocare con noi con un nuovo biglietto dato in automatico o se ci butta fuori. E dicevo um, quindi la cosa uh, interessante è che alla fine loro riusciranno a trovare ad essere l'unico simulatore di guida senza arcade simulatore di guida potente su Wii U. Infatti, e, e quindi la cosa comunque è, è sostanziale come differenza. Per cui direi: c'è cioè da stringere i denti. Secondo me loro comunque hanno fatto bene a finire su una piattaforma dove fondamentalmente non hanno concorrenza, e bisognerà vedere. Ian chiede: Ah no, prima c'è no, Pedro Forever che chiede se si fa pausa caffè e porn parte 2. No, perché di solito quelle pause caffè eh abbastanza beh. fuori testa le riserviamo al venerdì all'inizio del weekend. T Dark Vampire mi chiede di salutare la minoranza, una minoranza oggi. Oggi saluto tutti i, mm, i sordi, quindi gli ipo udenti. Mi fa piacere salutare questa minoranza oggi. Quindi vi saluto, tanto non mi sentite quello che dico. Poi Arriarn chiede se riuscirò mai a fare con Alessio un long play serale a casa mia che giochiamo. Sì. Nel senso che non dipende da me ma da Alessio E siccome Alessio è molto volubile gli piace tantissimo essere acclamato È facilissimo, basta che scrivete su Facebook Ovvio email, un email o appunto un, Una comunicazione, un messaggio a lui E gli scrivete Ti prego Alessio vai a fare un long play serale a casa di Pierpa Fatti invitare Lui tranquillamente se gli arrivano un po' di messaggi Alla fine mi dice Pierpa perché non mi inviti a fare un long play serale a casa tua E così siamo a posto No appunto. anzi ti dice ho avuto una bella idea Esatto ho avuto una bella <ride> idea perché non facciamo un long play serale a casa tua allora, salutiamo anche Ergut. Uh, oh, oh. Ah, dice che è stata cancellata. V'è Joker la versione Wii U di Project Car L Ho letto ora. Disco, ah, non lo sapevo. No? Pensate, è una grande cazzata. Stefattone, per oh. Paolo parli troppo. Non riesco a sentire le vibrazioni positive del barone. Ma Stefattone è il nostro Stefano no, 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 no. no, no. E Ipor 84 dice invece che in realtà i codici hanno scadenza. Io non lo sapevo che i codici DLC avessero scadenza, se può essere più preciso, lui dice che scade il 9 settembre 2015. Quindi esattamente a un anno, anno dall'uscita del gioco, questo è molto credibile. Adesso spieghiamo appunto che abbiamo mandato Manuel nell'atollo, che è la zona social nuova dove eravamo prima, a prendere un altro biglietto perché il suo era scaduto. Adesso cosa gli succederà? Che io e Jacopo proseguiremo con il nostro biglietto cercando di arrivare a 9. E lui di fatto ricomincerà da capo con zero vittorie, e quindi il biglietto gli rimarrà di nuovo con 6 vittorie e gliene mancheranno tre. Queste che vedete qua invece sono le chiavi del tesoro, che sono quelle che appunto servono per aprire i forzieri nell'arena quando si va eh, nella modalità PvE quando si finisce e questi qua invece sono appunto le monete di passaggio che, che regalano quasi tutte le nuove modalità del gioco per appunto comprare i favori di fratello Vance queste invece sono le luci etere che si conquistano i livelli 34 35 e anche 32 vero ragazzi sì? della modalità arena 32 no, 34 e 35 servono per recuperare tutto il vostro equip leggendario, a differenza di quanto accadeva con Crota che perdevate tutto. Ciao! Poi salutiamo Ergut Della che cassa. è appena arrivato dopo il turno notturno e mi chiede Lorenz se come fatto con Matteo e Marco anche per te alcuni videogiochi possono essere considerati arte. Io onestamente non mi impelago mai dentro queste discussioni che trovo anche abbastanza inutili, quindi su è arte o meno videogioco. Onestamente, per me, qualsiasi forma di creazione umana, anche un tavolino fatto da un falegname, è arte, nel senso che comunque è un'espressione della manodopera di una persona, per me è arte a priori. Di conseguenza, anche i videogiochi, come i film, come i libri, come appunto i tavolini o le sedie, per me sono una forma d'arte. Quindi la prendo abbastanza generica per quello che mi riguarda, che tutto è arte. Non vado là a impelagarmi appunto in questa discussione, secondo cui dovrebbe essere espressione di chissà quale volontà sovrumana, eccetera, eccetera. Perché non è una cosa che mi interessa. Motivo per cui sì, anche i videogiochi sono arte. Perché è tutto ti ha preso arte. come volontà di usare i comandi vocali di PlayStation? Me no? ne farò una ragione. Ce la fai? Mario Hu chiede qual è la mail di Pianesani: Alessio. Pianesani: chiocciola multiplayer.com. Attenzione non. Punto it, ma lui è multiplayer.com. poi al dice: ero tentato di prendere Elder Scrolls Online anche se la beta non mi aveva convinto molto. Lo consigliate oggi dopo svariate patch e modifiche? Se sei un grandissimo amante del franchise, ti dico di sì perché tanto ormai compri il gioco e poi è un free to play: free to play, fra virgolette, perché appunto lo compri un pay to play no? non si può dire insomma lo compri dopodiché eh, fine non lo devi più pagare eh, però devi essere un grande amante altrimenti sicuramente non è l'MMO della vita non so come lo stiamo lavorando a livello console credo che qualcosa stiamo facendo ma non so bene cosa però insomma ci sarà sicuramente una, una, una speciale una recensione nuova di questa versione free to play disponibile su Xbox One credo che ancora non ci sia arrivato, ci sia ancora linea, arrivato okay. nulla esatto andiamo ancora eh, avanti salutiamo manga e cc No, ti garantisco che sono, sono calmissimo Ergot dice che è a 40 ore di The Witcher 3 Ed è ancora a Valen a Velen. Se è grave, assolutamente no Non è grave, ti ha preso il gioco come è giusto che ti debba prendere è vero, allora, il discorso è questo qua. Considerate che hanno introdotto 3 o 4 mappe nuove per il nuovo DLC. Però questa modalità Osiride, siccome vogliono che tu diventi super pro eh, con la nuova modalità, in pratica, per tutta una settimana, prima del reset dei server, la mappa è sempre la stessa, ancora magari Che tu un... ce l'abbia dietro, comunque? No, davanti, davanti, sprava da qua. Eccolo là! Un bel cecchino, primo sangue. No, Onid! Ti senti pronto no. a morire? Eh, vabbè... No, abbattutegli alle... Attenzione! Poi, eh, non c'è una, una, una sezione statistica in The Witcher 3 per vedere le ore di gioco. Non mi sembra, te lo dice Steam se lo stai giocando su PC quante ore stai dentro. Certo, Steam tiene conto anche delle pause e questa roba qua, però è l'unico modo che hai per vederlo. Chiede Spurs se ci sono posti disponibili nel team di Multiplayer IT in destini per PlayStation 4. Assolutamente sì. Manda, scrivi, scontattami in qualche maniera sui social come ti pare. Ehm, eh, facendomi richieste e dicendomi soprattutto quanto giochi, con che giochi, che personaggio sei arrivato, eccetera, eccetera. Perché questo, appunto, invece è importante. Vedete? Che questa volta e di nuovo non ho ammazzato nessuno e abbiamo vinto. Non, non porta mai buon auspicio quando sono io il primo che uccide. Esatto, quando ammazzo qualcuno io perdiamo, se è un evento talmente anomalo. <ride> poi dice Ready di Mail Games: se veramente cancellano una versione Wii U di Project Cars, fanno la figura dei cioccolatai. Ah, Anche a me sembra una gran cazzata, soprattutto dopo che ormai sono due anni che sta in sviluppo. Prendere e cancellare una versione dopo che praticamente sta a pochi mesi dall'uscita, però non si può mai, eh, mai sapere. Sinceramente, poi salutiamo sono sulla fuori, ecco Manuel ha, gli ha sparato la prima cazzata. E eh. salutiamo anche Urdnotvurreav, col nick più complesso di del mondo. Perché dice che ci vuole tanto bene perché lo intratteniamo tutti i giorni. Se tra l'altro chiami anche Antonio, lui ti viene anche a intrattenere a casa. Alla grande, alla grande. Sei morto? La sinistra pure, ok. Facciamoci un giro, va? Andiamo ancora avanti. Eh? Provo ad andare a recuperare Jacopo, no? Madonna, ma dove cazzo sei morto, però? dice Jack Chick com'è la storia di Heroes of the Storm anche su Xbox One pensavo sì, sì, fosse solo per PC e effettivamente eh, è una voce che continua a girare e io direi che esca, se, se uscirà Uscirà su tutte le console, non uscirà assolutamente solo su Xbox One perché non avrebbe alcun, lo vedo, lo vedo, lo... non avrebbe alcun tipo di, di senso. Naturalmente, se lo fanno, lo realtà. fanno su tutte le console del mondo perché, appunto, non avrebbe senso. In realtà, in questa fase, cioè vero. con uscita il primo giugno, il gioco esce soltanto <coughs> su PC. Magari visto che probabilmente Più che Heroes of the Storm io vedrei molto meglio eh, Battleborn eh, No come cazzo si chiama no Battleborn Overwatch non so perché mi è uscito Battleborn Quello là di la, Quella specie di mobba di Gearbox Volevo dire Overwatch quello per esempio lo vedo assolutamente Da day one Da uscita anche su Occhio. console Però sicuramente è da vedere Io così io, direi che io. secondo Te me ci sta io animo, okay. È da vedere È una cosa da vedere Heroes eh. of the Storm mi sembra difficile Margamer mi dice come vedo l'uscita di tutte queste Game of the Year edition. Come anche quella di Lords of the Fallen, poi c'era quella di Mordor che sta arrivando e così via. Io non la vedo assolutamente problematica. Lo, le fanno sempre il solo discorso, un po' come un vecchio discorso che facciamo anche con Perry: Dipende sempre molto da come utilizza il team di sviluppo e il tempo. È ovvio che se per far uscire la Game of the Year edition. Perdono del tempo e non fanno un sequel. Un nuovo capitolo, una nuova EP. È un peccato perché è una, è una cosa che si va a perdere, effettivamente. Se, però, comunque ci mettono sopra tre persone che tanto avrebbero fatto niente, o assumono nuove persone per fare queste Game of the Year edition, perché no? Magari qualcuno non se l'è giocata nella generazione precedente, o all'inizio di questa qui, e quindi se lo rigiocano. Non ci vedo nulla di sbagliato alla fine. A che livello l'ho finito? Mi chiede Madden: The Witcher 3, suppongo, se non okay. sbaglio, mi sembra il 38. Comunque il concetto qua ragazzi avete visto siccome non si può risponare, ma ci si può solo resuscitare, è tutta una strategia fra riuscire ad ammazzare i nemici e poi eh, anche stare un po' più indietro, ma essere sempre pronti a resuscitare gli altri che vanno avanti, insomma, bisogna un po' trovare il bilanciamento e i compagni giusti. Qui, per esempio, c'è la parte in cui a me, dopo tre incontri vengono distribuite le munizioni pesanti, cioè per i lanciarazzi, per capirci. Però ci sono due tattiche: o tutti e due i gruppi aspettano in base appunto alla distribuzione delle pesanti, oppure chi è più forte può prendere e provare a andare a impedire gli altri di prendere. Però è sempre un po' complicato, sì. è più un po' una, lotte una lotteria dei rigori. Qui stanno arrivando da dietro, ragazzi. Poi eh, andiamo ancora avanti. Vi ehm, dice Claudio che se vai in statistica personaggio con L2 o R2, R2, ti dice anche le ore di gioco. Pensa, non me ne sono assolutamente mai accorto. Um, andiamo ancora va avanti okay, vedo un sacco di roba. Ah, Sal85 Love um, Conferma che è uscita su, per GTA 5 PC, la mod che aggiunge il rampino di Just Cause okay. 2 Ne parlavamo stamattina con Matteo Fighissima, sono fuori di testa Angry AngryNierru dice Se secondo noi è probabile l'annuncio di Fallout 4 In Quest 3, come ho detto qualche minuto fa Secondo me è certa, non probabile Chiede Riccardo93 se gli consigliamo di prendere Qualsia Dying Light boia. subito o aspettare <ride> l'uscita di Dead Island 2 A parte che Dead Island 2 è anche sdrittato, se non sbaglio addirittura l'anno prossimo eh, O forse alla fine di quest'anno, non ricordo più eh, Ma ti direi che le due cose non... Cioè, Perché oh, l'anno prossimo, mi suggerisce Jacopo Perché va, vuoi prendere subito Dying Light oppure eh, aspettare Dead Island 2 Io direi che se non puoi prendere subito Dying Light, è che comunque è un bel ah, titolo e oggi probabilmente lo trovi a 2€ euro per eh, cui il mio consiglio è quello. Dopodiché tanti eh, tanti aspetta anche Dead Island 2, se ne riparerà tanto l'anno prossimo. Che cazzo è Sicilia l'imperatore che ho vinto? Ora vediamo. Siegfried uh, M, ma il titolo di Goti se lo sono dati da soli quelli di Lords of the Fallen in verità, ormai come Goti non è che tiene più conto del fatto che è il gioco più bello dell'anno, ormai con le edizioni Goti si tiene conto di un'edizione rifinita di un gioco, perché solitamente ah, viene remo. messa sul commercio, viene messa in, sul mercato con tutti i DLC usciti dall'uscita del gioco fino al momento dell'uscita della Gothic quindi per quello viene chiamata Game of the Year Edition, semplicemente che è l'edizione più cicciotta possibile, talvolta anche con un prezzo ribassato, ma non perché qualcuno gli ha dato il Gothic che poi vai a ben vedere, magari ci sarà pure un sito in tutto il mondo che ha dato il Gothic a Lords of the Fallen. Intanto io ho lottato, quindi fra una partita e l'altra ho lottato un nuovo emblema, è uno di quelli del DLC, è quello dell'occhietto Dosiride. Salutiamo Mauro Rosati che ci eh, saluta da Foligno, ci segue, lo salutiamo. Pedro Forever dice: Microsoft la vedete in vantaggio per le tre. O anche quest'anno Sony sparerà qualche bombone che ribatti la situazione? In realtà le veri là anche, perché l'anno scorso comunque Sony non ha sparato nessun bombone di fine anno, tant'è che il Natale e lo scorso anno di Sony era tristissimo come giochi, come esclusive. E credo che anche quest'anno di, di Sony sia tristissimo. Ciò nonostante, io parlo solo delle uscite, perché sicuramente venderà 30 volte Xbox One, a meno che Xbox One non risponda con un ribasso di prezzo molto sostanzioso a queste tre ovviamente Ad... quando parliamo di questi dati parliamo del resto del mondo eh? perché negli sì, Stati ehm... Uniti invece fanno una fanno razza a parte tanto che nell'ultimo mese senza nessun ribasso hanno venduto di più di Playstation sì però è stato il primo mese perché sempre... no è il terzo mese è vabbè su novembre... due anni no su un anno novembre dice un anno e mezzo novembre dicembre... si sì, è sempre se... venduto di più Playstation 4 tranne due mesi prima di Natale eh, prima di ora. sì dico che oggi il mercato americano non è così fa specie a sé perché si è purtroppo molto allineato al resto del mondo perché comunque Mentre nella precedente generazione uh -huh. era solo Xbox, questa generazione per ora è solo a PlayStation, tranne un po' di risposta che sta facendo negli ultimi mesi. Ma in realtà è evidente che non è l'esclusiva o comunque non è il gioco che traina le vendite. Tant'è che PlayStation, nonostante non sia stata probabilmente la più eh, fulgida per quanto riguarda le esclusive con PlayStation 4, è indubbio che abbia venduto estremamente di più. In tutto il mondo E quindi questo lo dimostra fortissimamente Sì, solo che da noi c'è tipo un rapporto di 7 a 3 Negli certo. Stati Uniti Insomma, un po, un po' meglio Poi, confermato il Techland Ha cancellato Air Raid Chiede fattore, assolutamente Penso sì L'ha messo in stand by In realtà non è proprio cancellato Però ha detto che per ora non lo stanno più sviluppando ehm, Andiamo ancora Avanti, eh, Fruit Joyce ci chiede se è la stessa casa dell'anno scorso. <ride> in realtà, no, quest'anno abbiamo dovuto cambiare casa. Per cui è tutta una sorpresa. Infatti, eh, io ho la tremarella che la connessione internet sia pietosa. E lo scopriremo purtroppo soltanto sabato 13 giugno, quando saremo atterrati. Perché la tipa della casa non mi ha saputo dare delucidazioni in proposito. Brividi, Speriamo, vede. incrociamo le dita. Eh, brividi, è difficile. Salutiamo mh, il nostro Bosch che se n'è andato via. Ciao, Bosch. Mangia anche per noi. Perché vai avanti così? Ci crediamo, Yak. Andiamo ancora a vedere. Sono a destra avanti, sì. Almanaco chiede se la 9800 GTX gli fa girare GTA 5. Boh, ti direi di no. Non però so potrei sbagliarmi. spalle, non so perché, ma è bruttissimo tutto ciò, ma ho preso al volo come un papero. È sulla destra, vabbè. L'ha ammazzato. Umano, Jacky chiede se vedremo qualcosa su Kingdom Hearts 3 alle 3. Considerato che Square Enix farà una conferenza dedicata, dove secondo me farà vedere. Ovviamente, Deus Ex uh, Mankind Revolution, come, no, Mankind Divided. Sicuramente lo farà vedere. Uh, farà vedere probabilmente Tomb Raider. Qualcos'altro rispetto a quello che sicuramente si vedrà in conferenza Microsoft Essendo appunto un'esclusiva temporale Io confido tantissimo che eh, faccia vedere Che annunci anche un titolo nuovo E spero vivamente il nuovo Hitman Che io sto aspettando con grande ansia Visto che comunque il precedente mi era piaciuto e, mm, Non so per quanto riguarda la divisione giapponese È indubbio che o Final Fantasy XV O Kingdom Hearts 3 Uno dei due li deve per forza far vedere In modo estensivo Perché altrimenti non avrebbe senso fondamentalmente Una conferenza di Square Enix Eliminati. Ciao da Perugia, anche Remember Sick, salutiamo da Perugia, oggi tutti dall'Umbria ci stanno seguendo. Camo ci chiede che abbiamo mangiato oggi, non so se a noi o a tutti quanti, io per ora la quiche di cipolle che aveva fatto la suocera ieri che era eccezionale e adesso devo andare a prendere il resto del pranzo, Fare ah, un salto. Ah, quindi hai preso anche... Ma la grande? Io mangio sempre, eh. io mangio tantissimo, quindi. Raccontati ieri del ristorante dove ti ho mandato. Ho mangiato benissimo ieri, il ristorante dove mi ho mandato. Era alto. Mi raccontavo ieri in treno, ho mangiato un ristorante buonissimo Merda, in si è salvato il zona La zona Trastevere a Roma, che Antonio mi ha consigliato 150 volte. Per occhio, cui occhio, la sinistra, Jacopo, ce l'hai fuori. Da... Sono in due, occhio, non lo fare. Era impossibile riuscire a prendere posto. Ci sono riuscito ieri per pranzo e ho fatto una gran mangiata, veramente top, proprio me ci chiede figlio. se qualcuno di noi è appassionato di fumetti, a qualcuno in marzo. particolare piace Tex. Allora, molto appassionato di fumetti è Matteo, assolutamente Santicchia, grande amante degli americani e anche degli italiani, un grande lettore di Bonelli. Non so se legge Tex, non credo, però è un grande Porca lettore dei Bonelli. Io sono sicuramente più un amante dei manga rispetto agli americani e soprattutto rispetto agli italiani. Eh, anche Jodis è stato, è stato, però, un grandissimo amante dei fumetti. Sì, 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 assolutamente. Ho centinaia di albi a uh, Firenze, collezionati quasi tutti i fumetti della Marvel, ma anche Manga. Ho la mia collezione, della edizione originale italiana di Video Gerlai della Star Comics. È bellissimo, poi andiamo. Aspetta, Scusami. No, 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 che devo Andiamo avanti con Giorgio De King che ci chiede se alle tre faranno vedere qualcosa in più Riguardante The Division eh, no, 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 no. o non ci sarà novità. Assolutamente sì, tra l'altro c'è questa voce di questa beta di The Division entro, entro l'estate addirittura, quindi sicuramente lo faranno vedere. Ricordiamoci che Ubisoft farà vedere sicuramente eh, Syndicate, sicuramente farà vedere Just Dance, sicuramente farà vedere Rainbow Six Siege e sicuramente anche The Division e ci aspettiamo la solita bomba di fine conferenza, quindi un annuncio nuovo. Di fine conferenza. Io non credo sia Watch Dogs 2, credo sia un IP nuova di zecca. Ok, quando ce l'abbiamo alle spalle. Nome del ristorante mi chiede camo. Il ristorante si chiama Le Mani in pasta, pasta. sta a trastevere Vai. in via dei genovesi. È piccolissimo, per cui sarà un dramma riuscire a trovare posto. Però devo dire che si mangia benissimo. Non, tra l'altro, non sto facendo anche pubblicità perché non no. è che mi ha fatto gratis, mi ha fatto pagare. Però, buono, buono assolutamente, fa cucina romana. Però con molto pesce, anche. Quindi. Insomma, se vi piace mangiare, sì, diciamo, sì, sono, sono. è un posto che se prendete anche del vino, difficilmente riuscite a spendere meno di 35-40 euro a un... testa. Se prendete in... anche del vino, sì, vabbè, ho capito. Noi, <ride> ieri, in realtà, abbiamo mangiato come dei dannati: eravamo soltanto io ed Eli io e mia moglie, e ce la siamo cavata con 30 a testa, ma abbiamo mangiato veramente tanto. Cioè... Uh, non, eravamo, questo qui era il turno in cui si distribuiva le munizioni pesanti. Io, Jacopo, ecco, aspettavamo le munizioni pesanti. E intanto, Manuel, per i cazzi suoi, li ha ammazzati Tutto tutti e tre. Decisivo. Però Manuel non ve lo danno eh? Eh, comprando l'espansione o destini, Ce lo dovete avere fra gli amici. Insomma, ci vuole un, ci vuole un po' di culo. Poi eh, chiede ah, Jack uno sulla sinistra. Fa una bella considerazione sul perché. In Italia non si parla mai dei numeri effettivi delle vendite di console e di giochi, ma solo di percentuali. Perché rispetto ad altre nazioni siamo messi male oppure siamo, eh, sfioriamo il ridicolo? Uh, in realtà è una cosa un po' particolare, ce lo siamo sempre chiesti noi. Noi inizialmente, un sacco di anni fa, quando facevo il giochiamoci il best seller, avevamo anche numeri precisi. Eh, però non vogliono, tutti i publisher, sono d'accordo che non vogliono che vengano dichiarati i numeri italiani perché sono ridicoli a livello assoluto, e perché non vogliono che gli altri publisher facciano i conti in tasca, fra virgolette. Quindi c'è questa sorta di Umertà, nessuno dice così, nessuno può sapere. Eccetera, eccetera, eccetera. Non si spiega. Io, per primo, non lo capisco. la una tipicamente italiana. Can you talk and you fucking tester, Jesus Christ? Si lamentano e non si capisce. Che parli troppo. Vero, Tanto è inglese. Vero. Quindi, pure se parlassi piano, non mi capirebbe. Ma dai, maledetto. Allora Da Vinci Porca dice ho scoperto voce. ieri che Destiny è stato il gioco più pagato dell'universo addirittura 500 milioni di dollari contro i 178 Grazie. di GTA 5 con questa cifra non si poteva fare di meglio a parte che i 178 di GTA 5 in realtà probabilmente non tengono conto delle spese di marketing perché comunque ancora oggi rimane il più pagato GTA 5 Ma facciamo andiamo a, andiamo a comprare il corpetto o no? Si poteva fare di meglio, ti direi assolutamente di sì. Secondo me, ma è evidente che Activision a un certo punto no. ha voluto stringere la chiave perché voleva che il gioco uscisse sul mercato e anche era una, una grande scelta intelligente, Quello anche punto. rischiosa, ma che è giusto fare. Perché altrimenti i titoli come questi rischi che si rilasci totalmente in mano allo sviluppatore vanno avanti per 25 anni a svilupparli. Invece, è giusto. A un certo punto, dare un freno, lo butti fuori, e da lì fai un procedimento di crescita del progetto, cosa che effettivamente stanno facendo e stanno portando avanti. Per Pinus, confermiamo Del Discord Online per console: è tutto in inglese? Assolutamente sì. Il primo in italiano è Neverwinter Nights. Allora, adesso io, mh, siccome abbiamo, fatto, abbiamo talizza, totalizzato le prime 5 vittorie. Andiamo sulla tollo così vi faccio vedere che con il, lo stregone riesco a comprare i primi cinque primi pacchetti, i primi tre pacchetti sono se non sbaglio, compreso il corpo al, con la luce 42, per cui mettendo quello e spendendo un soldino sulle, sui gambali divento 34 che è il level cap dell'espansione, portando il mio secondo personaggio al... Perché c'è questa cosa, Vampire, che mi chiede l'oroscopo del giorno. Però non, non so da che cosa è venuta fuori questa. Non me la chiede quasi tutti i giorni. Almanacco ci suggerisce se andiamo a Viterbo di andare a mangiare la porca vacca. E invece per rispondere Viterbi. a Simo. Sì, dice che The Witcher 3 li si blocca ogni 3-5 secondi, ogni 10-15 minuti di gioco. Se è un problema potrebbe essere i settaggi, guarda, potrebbe essere anche l'hard disk. Se forse non è un SSD, c'è qualcosa di strano che ti swappa sul disco. Si dice che ti fa dei blocchi costanti ogni 8 secondi. Il mio consiglio in questi casi è sempre: parti col settaggio più basso di tutti, vedi cosa ti succede, ma mano alzi e cerchi di int intercettare qual è il settaggio che ti fa scazzare tutto. Lacatus ci chiede se con questo DLC il riuscirà a tenere vivo Destiny fino a settembre. Una gran bella domanda a cui può rispondere Antonio. riuscirà a tenerlo vivo Sì, fino a però settembre. bisogna allora, domani vedrete la recensione. Il concetto è questo qua: è che eh, è proprio un DLC per chi gioca tutti i giorni, tante ore al giorno. Comunque a, a parecchia costanza, perché il fatto che non abbiano inserito il matchmaking per queste attività che sono comunque per tre persone mette veramente una barriera per chi tiene vivo l'interesse e che continua a seguirci, e a perdere il tempo. Cioè, que tutte queste nuove attività, se giocate una volta ogni tanto, è difficile che le possiate seguire, perché per voi c'è soltanto l'arena che è la modalità pve che viene fatta col matchmaking però tutto il resto se non avete il gruppo di amici forti ora non importa se sono forti come jacopo e manuel però insomma se non avete un gruppo affiatato di persone che, che si trovano diventa difficile stargli dietro adesso vedete io ho messo il corpetto del eh, nuovo questo qua del, eh, per lo stregone Coloce 42, delle prove di Osiride, adesso metto potenzio il, le, le scarpe leggendarie prese nel raid di Crota, mettendoci la luce eterea, non ho più necessità come nella vecchia espansione di rifare tutto il level up degli oggetti né delle armi, si spendo questa pick che si chiama luce eterea e di fatto quindi recupero tutto il vecchio equip e ho un personaggio al 34. Poi salutiamo sia Titan Power che Paxi, sono due sì, utenti andare. inglesi che si stanno lamentando, in particolare Titan Power dice che parlo più veloce di Paolo Bonolis in inglese, me lo dice tra l'altro. Poi secondo voi ci chiedete, The Bista alle tre annunceranno Destiny 2, The Taken King? Assolutamente sì, ma non sarà The Destiny 2, ma sarà questa fantomatica espansione che si vocifera da una vita ormai, eh, praticamente un anno è l'espansione, un anno è il seguito vero e proprio, ad anni alternati, come si sapeva dalla primissima tabella di marcia di Activision, quindi tutti aspettiamo di scoprire questa espansione di corposissima di destini che dovrebbe appunto uscire entro la fine dell'anno e teoricamente annunciare, sarà già annunciata alle 3. Allora, hanno risposto a quella storia dell'oroscopo, in realtà non era l'oroscopo, dicevano tutti i giorni cominciavi le dirette con l'oroscopo, innanzitutto non era una cosa iniziata da me, ma era Antonio che tutti i giorni non dava l'oroscopo ma la smorfia napoletana. Ah, cioè, è vero per... col numero, però nel numero... podcast. Il podcast era, ragazzi, non era diretta. Era il podcast che aveva il, pod... il numero. È vero, però l'oroscopo infatti mai no. se mi fatto, mai. L'unica cosa che mi viene in mente era la smorfia ed effettivamente era per il podcast. Cioè, era, a seconda del numero della puntata davamo la, la, smorfia. la smorfia. Poi, urdnotwebro um, ci, uh, uh, ci conferma che in verità il più costoso rimane Destiny, buono a sapersi. Sì. Ehm... Um, poi dice, sale 85 love, fa, fa una sferzata contro Destiny E dice, c'è più storia nella prima quest di The Witcher 3 che in tutto Destiny Pur restando Destiny eh? un ottimo prodotto Eh ma che c'entra però? Vorrei mm. vedere se non fosse così Maddenz ci dice Perché in Italia esistono così poche società che producono videogiochi? Ci sarà mai la possibilità eh. di creare un titolo AAA in Italia? AAA di mercato da grande publisher ti direi no, sarà per sempre Impossible. impossibile A livello di indie invece ci siamo fatti... Valere in più di un'occasione, vi ricordo l'uvo solitario, eh, ci sono un sacco. Vedrei portare qua Vincenzo. C'è questo riot su cui tantissimi stanno aspettando, che sembra una gran figata per iPhone. Diciamo che grandi idee di titoli, soprattutto mobile, ci sono stati: AAA classici per console, difficilissimo. Comunque poi tra l'altro AAA è anche diverso dal livello di come sono poi alla fine, perché per esempio comunque ci sta Nero che viene considerato un gioco AAA, però la qualità no. finale cioè comunque non Medio. è da capire. capolavoro. Murasaki lavoro. Baby è stato Murasani fatto con un baby. sacco di soldi finanziato da Sony, infatti ha grandi qualità graficamente è veramente bello e anche come idea è, però poi è molto molto breve, sono un paio d'ore. Sono francesi, se vuoi insultare i francesi ora puoi farlo. Ok, tanto non mi sentono. <ride> no, se magari io lo diciamo. Vorchic ci dice: "Come mai Zenimax non ha <ride> fatto tradurre del The Elder Scrolls Online, visto che tutti gli altri Elder Scrolls sono stati tradotti, perché la possibilità di business su The Elder Scrolls Online probabilmente è molto inferiore rispetto ai vari Skyrim Morrowind, Oblivion e compagnia bella e in più, essendo un MMO sei molto più soggetto all'evoluzione costante nel tempo, quindi tu ogni volta dovresti andare a ritradurre il gioco in un lavoro infinito è una scelta molto rischiosa, molto costosa e per questo motivo probabilmente sì. hanno preferito uh, evitare Dark Vampire ci chiede se faremo mai una live tutta in Ternano. Magari se la farà eh, Jacopo. Usciranno altri DLC di Destiny? Io non credo di questo base. Credo che ormai si parlerà dell'espansione e poi da lì sicuramente altri eh, Altri ancora DLC. Eh, a Palermo Galbanino ci dice invece di andare a mangiare da Shushao da Minchia Vititto. Mi chiede Slayer se ho un SSD M2? Assolutamente no, ho un vecchissimo SSD. Primissima generazione, pensa, era il mio SSD del primo MacBook Air che mi sono fatto. Che quando l'ho cambiato, che mi ci sono montato dentro un 256 GB, quello da 128 me lo sono portato sul PC. Considera. Poi, ehm, andiamo ancora avanti. Borshin, tra l'altro, ci suggerisce che c'è un progetto di traduzione a materiale di The Elder Scrolls, una sorta di open Translate del gioco tramite add, add come noi avevamo fatto ai tempi di World of Warcraft. Che avevamo il Quest Translator, che poi fu. Un Insomma, rappresentò una base anche per Blizzard per lo sviluppo di World of Warcraft in italiano. Noi a quel tempo lo avevamo fatto effettivamente. Chiudo dietro la porta. Vai. Allora, eh sì. notizie sul concorso Passione Wii U. Ci chiede se è Berlink che si è appena collegato. Scusa? Entro la settimana daremo i vincitori del concorso Passione Wii U, entro questa Comunque settimana... Comunque li contatteremo uno per uno, poi vediamo se faremo questo video riassuntivo, sono tanti in realtà, sono quasi 60 in quattro settimane che ce l'hanno mandato. Poi chiedeva uno in chat, sempre guardavo io, su Destiny se comprando un qualsiasi oggetto e mettendoci la luce eterea poteva arrivare a livello 42. Qualsiasi oggetto le leggendario con la luce eterea diventa a livello 42, quindi se anche quindi se anche ti trovi qualcosa di molto vecchio addirittura del gioco base che però ti piaceva come perco, come estetica, come ti pare e lo vuoi portare up to date con le nuove specifiche lo puoi fare spendendoci il soldino poi Pieppa mi chiede Lorenz che gioco aspetto con più hype attualmente eh, passato The Witcher in questa fase ti direi che sono molto curioso del nuovo okay. Gears of War sicuramente di Uncharted 4 tantissimo eh, per ora questi fondamentalmente anche The Division comunque sono molto molto curioso mi chiede Riccardo se ho giocato Destiny? Sì, sono arrivato fino a livello 14-15. Ce l'ho cioè impacchettato a casa. Cioè, non pacchettato. Spacchettato, ma comunque c'è ancora la versione originale, non l'ho mai venduto. A casa per PlayStation 4. È arrivato a livello 14 o 16. Mi sono sfracassato la minchia. Poi andiamo ancora avanti. Dov'è lui? In Italia c'è milestone, dice Claudio B. Sì, ma ti ho detto, ma infatti, a livello di AAA, alla fine la produzione c'è. Perché per me anche i titoli mobile no, di un certo so. livello, sono AAA. Un altro paio di mani, che è il discorso della qualità finale del prodotto. Lì è un altro discorso. E Riot, tra l'altro, dice Trix che uscirà anche su PC, su PlayStation 4, è vero, confermo, anche se non si sa ancora nulla. Fede 96 fa un saluto al grande dittatore Jacopo Area Video. Allora, vabbè, Urd Not Weave si par parla di quelli che si divertono a chattare, cioè a insultare la gente solo con la tastiera, vabbè. C'è spazio per tutti nel mondo. Ce purtroppo. la faremo questa volta a lottare le pesanti prima che Manu sì, l'abbiamo ammazzata tutti loro? Vediamo sì, ce la volta ce l'abbiamo fatta Che ne pensate? di Salo 85: Il nuovo Need for Speed. Ho letto che userà il Frostbite, il Poi che non che mi sorprende. Amico, eh. Essendo roba di Electronic Arts, a parte che, esatto, Electronic Arts ormai due anni fa non ciò che tutti i suoi titoli avrebbero utilizzato il Frostbite Engine al di fuori a quel tempo di, appunto di The Sims, infatti FIFA è passato Frostbite Engine, Need for Speed si sapeva già da tempo, Mirror Edge 2, Star Wars Battlefront, Need for Speed tra l'altro io non vorrei di una cazzata ma secondo me anche Rivals era già col Frostbite Engine Rivals mi pare era l'ultimo sì. Non vorrei dire una cazzata ma mi sembra che era così Quindi non ci vedo nulla di strano Tra l'altro lo attendo con molto interesse Perché All voglio in vedere azione, cosa faranno Visto che comunque a me for Speed sono sempre sono piaciuti sono ritirati, Rage Quit dell'avversario Ah, pure il nuovo Doom aspetto con grandissima hype Visto che l'ha citato Creepanger, confermo e, um, Ci sono speranze entro quest'anno Io se dovessi buttare il mio solito testicolo Dico da un po' di tempo che Doom esce entro la fine dell'anno da Vinci no, mi chiede voglia. di entrare nella diatriba fra Matteo e Perry sulle politiche no, commerciali no. di Nintendo. Su pezzo dei titoli preferiscono entrare. Perché secondo me ha detto benissimo un utente nei commenti che ha detto: è uno dei rarissimi casi in cui eh, entrambi gli interrogatori hanno. Porto, una gioia, eh. Ed è vero, confermo che secondo me tutti e due dicono delle grandissime cazzate. In proposito, con uno sguardo aperto sul mondo, proprio. Star Wars Stead, Sì, Star Wars, anche Battlefront mi ispira tanto. Ma non da reputarlo uno dei giochi su cui ho più hype. Nel senso, che sono un grandissimo amante di Star Wars. Ma so già che sarà un gioco talmente competitivo, talmente eh... aggressivo. Che ho paura che non lo giocherò molto. Visto stanno detto che la campagna single player sarà ridicola, allora non sono così convinto che lo giocherò molto. Ci va a notare Jacopo nell'auricolare nell eh, Tipo che diceva lui: FIFA non usa il frostbite. No, praticamente il frostbite lo usano per tutti i giochi che non sono gli sportivi. Perché Tranne gli sportivi, è... perché gli sportivi, infatti, ho una fanno gli sportivi lo fanno col motore degli sportivi che, che è post? dedicato. Eh, Apposta, Ho detto una cazzata. Che con tutti i soldi che gli porta, Vero. insomma, è nato negli studi di FIFA, quindi in Canada e poi è portato. Mentre invece tutto il resto viene fatto in Svezia da Dice. Da Dice. Eh, mi chiede Isegrim eh, se continueremo Wolfenstein con Alessio. Assolutamente sì. Mercoledì mi sembra che facciamo La vale seconda puntata più. di, blood, di mh, Old Blood su PC a livello alto di difficoltà e con quelle incapaci di Pianesani che gioca. Vedremo un nuovo Burnout alle 3. Chiede Dani, non credo proprio. L'unica stronzata di questo gioco, dovete stare molto attenti al NAT e alla vostra connessione, perché se per esempio vi butta fuori dalla partita quando è già stata lanciata, cioè da questa fase in poi, ve la conta come sconfitta. Che cioè, è anche giusto perché se no la gente abbandonerebbe vista la mala parata, però, però è un po' un problema. Questa volta sono in inglesi, insomma. Poi, occhio che arrivo, dice per Paolo: ti volevo dire, stanotte mi sono visto tutti i tuoi punti doc, e sono magnifici. Ti volevo fare i complimenti tutti. e ti volevo chiedere come mai non riesco a vedere i primi video, come quelli di Assassin's Creed. Allora, hai fatto che tu li sei visti tutti in una notte Ad è molto è problematico, veroio, molto, eh. anche un po' mi preoccupa. Ma quante ore sono? Tutti, eh, minchia. Tanto so, 25 minuti, minuti l'uno saranno, saranno 500 almeno 500 minuti almeno no? 10 saranno. No, magari 500 no, no, no ma 4-5 ore delle le fai chiuse. E quelli vecchi non si vedono. Non lo so come mai indagherò, teoricamente si dovrebbero vedere tutti. Perché non sarà uno di quei vecchi video che avevano problemi con. Ma ancora, no, però si dovrebbero vedere ancora. Il punto Doc. Mm. Ehm, poi dice: Trix invece, come mai non ci sono in redazione degli iper entusiasti del nuovo Deus Ex? In no. realtà, molti siamo entusiasti, non rientra però fra i titoli. No, proprio, quelli no, dice, ma no, 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 vedo l'ora. Con tutto che a me. Human Revolution mi era piaciuto tantissimo eh, Lo attendo con molto interesse Però prima avete chiesto Se ero super hypato per qualcosa Deus Ex lo giocherò assolutamente Perché mi interessa ma non è fra quelli che dico Madonna non vedo l'ora che esca Conto i giorni come era per The Witcher o per esempio per Uncharted 4 Spero, pur io speravo in Disono disonore, di Galbanino sembrere sembrerebbe di nuovo che non sarà presente. No, io sì, ho cercato di inseguirvi la roba è incredibile. Ma... È assurdo che di se ne sta parlando ormai da due anni, che sembrava essere stato <ride> fatto sera. vedere già la GDC di due anni fa. È incredibile che sembrerebbe aver confermato che di nuovo non ci sarà. Io ancora ci confido, secondo me faranno il sorpresone e alla fine ce lo sbattono nella conferenza a Bethesda. Poi non è detto, potrebbe essere che sia saltato di tutto e chissà che sarà successo da questo punto di vista. E il panzaro ci chiede se Batman potrebbe essere il gioco dell'anno Per me personalmente no Con tutto che sarà un eccezionale titolo E non è fra quelli Occhio. che attendo con più ansia A proposito di EA Visto che Maxis è stata chiusa Cosa ne sarà dei futuri The Sims, The Sims City e così via Continueranno a essere sviluppati Semplicemente non ci sarà più Maxis no, Ma bomba. direttamente Electronic Arts interna che li svilupperà Non è che li ammazzano così Vabbè vado via eh cazzo, Guarda che roba! Dark Vampire. Sicuramente sì, si vedrà qualcosa di nuovo di Anti alle 3 al 100%. Non mancherà. Perché Rosa è morto prima di rinascere. E lo Ah, è morto anche lui, occhio aiak. Stanco Dal ci chiede dal 92, ci chiede The Witcher versus Xenoblade. Se ne vogliamo parlare con Marco Perry. Non ne parliamo, ti prego. Barone preferisci Destiny o Halo? Ti chiede StebD Eh, ci riesco, provo a fare il giro di fondo, Destiny o Halo al volo? Aspetta, devi solo destini. Alo. Aspetta. Vabbè, non, peccato, non lo saprete mai. No, non lo sapremo mai perché. Alo non ci gioca da un po'. Ok, quindi Destiny Ragazzi, Fable Legends qui, cioè, Mi fanno le domande. Di, rispondi solo ha. Destiny o Alo? Adesso Destiny. Ok, basta. Però dipende, Da novembre esce. Alo devo giocare a quello. Ok, logo. oggi Destiny, però. Beh, è solo basta. che c'è sul mercato. Fable Legends sembra generare più paure che speranze. La dia di New ha rappresentato un bene o un male per Lioned? Potrebbe aver rappresentato un bene perché sicuramente loro adesso si sentono più liberi di sviluppare Preso. senza drammi diciamo Allo stesso identico tempo ti dico potrebbe essere un male perché sicuramente Molinio con tutta la sua fame di cazzate come dico sempre io Di, 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 di spararla a grandissima su molti punti di vista sicuramente era un visionario e quindi comunque spingeva avanti la volontà di innovare La volontà di introdurre robe fighe grosse e sarà da vedere, così ti direi, boh, eh, non lo so, oggi forse direi più, è, è meglio, diciamo, il fatto che non, non ci sia più. Però magari sul lungo potrebbe essere un problema, magari. Sì, 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 sono stati Ma tipo mi è passato davanti? Cioè non mi ha dato neanche la... Sono solamente latente, non mi ha dato neanche la kill, de la kill del colpo a corpo. Grazie a Isegriman che fa anche, anche lui la complimenti sul su punto la... doc. Faranno le LAN su Destiny Chiede Dift Logic Non credo proprio Perché comunque loro devono accorpare Col controllo dei server Quindi non penso Per il fatto dei personaggi E così via no, Le LAN non si può Non si può Non funziona offline No dico Non lo faranno neanche mai Non lo implementeranno no. mai Perché loro hanno il check Dei personaggi su Come gli MMO Sui server Esatto, esatto. Uh, poi chiede The Loader: Se The Witcher sarà un titolo che si svaluterà nei prossimi mesi, il prezzo rimarrà sempre lo stesso. Si svaluterà All come bello. tutti i giochi sulla faccia della terra. Tranne quelli di Nintendo, ma non mi voglio rimettere nella discussione. Tranne dei grandi capi master tipo Call of Duty. Per cui ti direi si svaluterà. Ma io credo già adesso lo troviate sicuramente a molto meno. Grazie anche a Salo 85 love Mi sa so che te, certo, grazie in chat. Andiamo ancora a vedere. Oh, oh scusa. It's me patch. Ci chiede: perché non chiedere a qualche giocatore professionista italiano di fare long play su Twitch su qualche FPS? In più di un'occasione lo abbiamo chiesto, no, esatto. ci abbiamo provato. In realtà, quei pochi che ci dicono subito sì, poi muoiono, scompaiono. Sì. Molti altri che abbiamo contattato, magari sono persone che non. Cioè, che si limiterebbero a giocare e far vedere mentre giocano. Mentre a noi comunque continua a piacere un po' la cosa divulgativa. Per questo lo facciamo fare comunque ai redattori. Nel senso che fai long play. Sì. Ma spieghi anche il gioco. Non è soltanto io che sto zitto due ore. Ecco, perché come il caso del barone. Che se devi giocare in modo potente. Non ce la fai okay. anche a parlare. E quella cosa non ci fa impazzire l'idea. Perché comunque ci sono canali migliori. E ci sono soprattutto. È giusto che rimangano sui canali okay. dei giocatori super. Pro. No, perché hai capito qui? Cioè, nel senso per giocare a livello un gioco come questo, un Call of Duty, sì, ok, puoi raccontare qualche stronzata, ma poi devi stare concentrato sul gioco. E quindi tenere due ore di entrambe le cose è complicato, ovviamente Teocrazia non è un giocatore professionista, assolutamente no Ma è un grandissimissimo giocatore di Call of Duty, Battlefield Di tutti gli shooter in prima persona Professionista, se con professionista intendete che va a fare i tornei, le gare No, assolutamente Però è un grandissimissimo giocatore E poi T Dark Vampire quanti Dream sta lavorando su una remaster per PlayStation 4 di Beyond 2 Souls o su una nuova IP? Io credo, spero una nuova IP, perché se proprio devono fare una remastered io mi auguro che faccia una remastered di Virein, non di Beyond 2 Souls. Però io oggi ti direi che in realtà lo stiano facendo un gioco nuovo. Andiamo ancora uh, avanti. Da due andiamo su Mercurio, per Sei felice? Grande. Totonio chiede: Possibilità Ognuna. di Fallout 4 entro un anno da oggi? <ride> eh, io sono molto convinto <ride> che Fallout 4, 4 verrà annunciato a queste tre e uscirà <ride> l'autunno del 2016, quindi l'autunno del prossimo anno. Speriamo, se magari siamo molto fortunati, posso uscire già all'inizio del prossimo anno. Però io dubito fortemente. Allora... Kraidek che fino a fatto <ridek> chiede Leorgium se ci aspettiamo qualche novità alle 3. Kraidek è stata veramente smantellata a tutti gli effetti. Sta facendo progetti super minori e lavoro sull'Engine. Eh, alle 3 vedremo qualche novità, non credo. Se devo essere sincero, Barone, ricordati che devi avere uno slot vuoto per prendere l'emblema esotico su Mercurio. Mi sembra di avere più di uno slot vuoto esatto per, per l'emblema. No, col cazzo, quindi io me lo smonto. Dario Gatsu dice che ancora deve comprare The Witcher perché ha approfittato di Destiny e poi si sta bruciando con Pillars of Eternity. Se gli, dico, se gli conviene aspettare ancora altri pezzi è già giocabile. Assolutamente è già giocabile alla grande, quindi finisci di giocare Pillars of Dest Eternity e poi comprati tranquillamente The Witcher perché è già stra giocabile sia su PC che su console. Ergut, il fatto che Perry vada a fare il torneo di Mortal Kombat non lo classifica come professionista perché ci è andato lì per sbaglio e uscirà dopo un secondo. Sono già usciti due DLC della sì, settimana. Io non sono stato ancora contattato per niente sì, per trattato. capire come si va. Witcher, yeah, yeah. In realtà, per ora ci sono ancora soltanto i primi due. Tra l'altro, ieri sera, visto che non c'è un cazzo da fare, mi sono messo a provare quelli della barba e dei capelli. Mi sono fatto un Geralt con il capello, come lo chiamano loro, Elfo Sbarazzino, Elfo yeah, Ribelle, ma... che ha questo capello all'indietro. Col il ciuffo, appunto, ribelle, fighissimo. Con dei basettoni. A questi basettoni la Wolverine. E le due cose si combinano. E sembra veramente il Geralt più omosessuale degli ultimi cent'anni. Anche un po' Country, un Country omosessuale, <ride> diciamo. Ex-Podmals Barone, se mando una richiesta ai tuoi compagni di squadra, mi danno una mano con Rosilide Non lo so. <ride> Jacopo si fa pagare, ve lo dico. Poi Cyberlink dice: Avete mai pensato di organizzare un torneo di multiplayer.it la cui finale venga giocata in diretta su Twitch e magari con i giocatori ospitati nella redazione? Con tutta questa complessità, mai, molto no. spesso per tornei organizzati da noi. È una cosa talmente complessa, soverchiante, che ha pochissimi ritor ritorni, tra l'altro a livello numerico, a livello di budget, mm, di spese e okay. così via, che abbiamo sempre <ride> tralasciato come cosa. Sono italiani questi, a quanto pare. C'è la madre di Valus. Psicoman ci dice se Destiny ha delle similitudini, salutiamo che è venuto a qui a seguirci, grazie, ah, se ha delle similitudini sapete. a livello di gameplay con Kilzon, no, no, non è più molto, più di, molto più con Alo. Molto più con Alo, la dinamica dei salti, la fisica dei personaggi, come rispondono. Il proprio figlio di Halo Aradoz ci chiede se abbiamo, cosa pensiamo dello sviluppo delle tempistiche di Star Citizen, io lo dico da quando fu annunciato con quella campagna incredibile su Kickstarter che secondo me sarà un gioco tutto fumo Morto. e niente arrosto dal oh. mio punto di vista, quindi io ci chiedo veramente molto molto poco Pierpa di... quale credi sia la notizia bomba sì. sorpresa delle tre, che ci non chiede a vederli, loro. Profeus Gigi notizia bomba, cioè allora, se notizia bomba intendi proprio una cosa che nessuno ha mai visto sentito o fatto tutto quanto, il nuovo Mario per, eh, per Wii U però vero, è proprio il vero Mario per Wii U. La propria notizia bomba di cui non si sa nulla. Altrimenti, siccome però è, è inevitabile. Ma che io aspetto proprio con uh, il pisello drittissimo è Fallout 4. Cioè comunque non Beh. vedo l'ora di vedere l'annuncio di Fallout 4. Che dovrebbe avvenire la domenica prima? Domenica, cioè. esattamente. Eeeh. Uh... Dove si cambiano le monete a Novigrad? Mi chiede Stebd Allora, c'è vicino la piazza, quella principale. Un po' appartato c'è un nano che, che di... fa la banca, appunto. E da lui, potete andare da lui. Lo trovate. Vi viene indicato come un mercante. Quindi col sacchetto sopra la mappa. E lui fa cambiare le, le monete, assolutamente. Dove si tagliano i capelli e la barba su The Witcher 3? chiede di Mel Game. Assolutamente. Il no forse ce n'è un primo no Non serve arrivare a Novigrad C'è già un barbiere a Oxenfurt Oxenfurt è la prima cittadina che sta Rispetto alla mappa gigante a, a sud est Quindi in basso a destra eh, Rispetto in appunto in a... a Novigrad Dove ci vai Durante la quest del barone sanguinario Quindi una delle primissime quest Non rischio di fare spoiler Assolutamente potete stare tranquilli Semplicemente quando devi cercare sua figlia Ti porterà in modo automatico a Oxenfurt Già lì trovi il primo barbiere se non ricordo male Allo 5 quanto lo attendo? Lo attendo il giusto assolutamente Stanco dal 92 Lo attendo il giusto perché sicuramente me lo giocherò Anche no, prima non me dà. Anche prima l'ho fatta anche prima. Allora so, ci chiede Giorgio De King dice Sono stato un player di Call of Duty Modern Warfare 1 per PC Ho partecipato anche a diversi tornei in Italia e in Europa Qual è il motivo principale che ha spostato gli FPS su console? Ho notato che tutti i cod vengono giocati no, solo sono, su piattaforme sì. console. E il mercato che ha portato a questo assolutamente sì. Perché prima di tutto, l'ambiente console è estremamente più comodo è da per... realizzare il torneo console da realizzare rispetto al torneo PC, anche solo per una questione di postazioni. Cioè, avere 10 Xbox One, 10 PlayStation 4, 20, 30 è estremamente più semplice in Italia, soprattutto che avere 30 PC, tutti equipaggiati uguale. Tra l'altro i PC subiscono, sembra una cazzata, ma nei tornei subiscono tantissimo i furti. Tant'è che ogni volta i produttori si devono inventare dei peggi a crocchi per evitare che vengano aperti. Perché comunque su PC ci vuole un attimo che stacchi un banco di RAM o stacchi un elemento secondario senza che nessuno se ne accorga rispetto alla console che te ne accorgi se la porti via. Quindi insomma ci sono diversi elementi e, e soprattutto più di tutti perché a livello di marketing Microsoft e Sony hanno cominciato a portare i big money e a sponsorizzare i tornei perché ricordiamoci che il torneo mondiale di Call of Duty era fino a quest'anno sponsorizzato da Microsoft che ci metteva i big money e per questo era fatto tutto su Xbox, stesso vale per PlayStation mentre PC non essendoci un partner privilegiato Nessuno poteva spingerci i soldi <ride> sopra e la cosa è andata a morire in modo eh, automatico. Riccardo mi chiede a quanto cuoto il nuovo Metroid. Anche Metroid potrebbe essere un grande annuncio della conferenza Nintendo di quest'anno. Però noi di solito non ci azzecchiamo mai. Con le Esattamente. Nintendo, mi ricordo la eh? mitica cosa di Kid co Icarus. Siamo andati avanti per tre anni a dire esatto. quest'anno Kid Icarus. Adesso oh. dovrebbe tornare Star Fox. No? Esatto. Trix ci chiede cosa ci aspettiamo dalla conferenza PC delle 3, penso Barone nulla, io tantissimo. Cosa? Dalla conferenza PC delle 3 di quest'anno cosa ti aspetti? Io no, tanta gioia. Boh, tanta, tanta tanta gioia. Cioè, mi, mi domando se per caso vedremo delle esclusive PC alla faccia cioè titoli no, importanti. No, no, esclusivamente potrebbe credo. essere interessante al massimo. Ehm. Solo titoli indie che escono prima su PC, ma esclusive non credo si così. tornasse ai tempi del primo Far Cry piuttosto che di Crysis, che uscivano prima su PC e poi su no, console. No, aspetta, prima su PC e poi su console si esclusiva in assoluto. Ah, eh, no, io pensavo esclusive ah, in assoluto. No, prima su PC, no, assoluto non avrei neanche senso. E infatti vabbè. prima su PC ci potrebbe essere qualcosa che ritorna forte. Secondo me sai cosa rischia. Per esempio, un Battlefront rischia di essere un'esclusiva con PC nel senso che la vera spingerà talmente tanto Beh, Come avevano fatto per Battlefield sì, Loro però... per Battlefield 3 avevano fatto lo stesso La vera esperienza di Battlefield 3 era su PC Sì però poi alla fine il gioco era quello lì Quando giocavi secondo me Battlefront rischia di essere Talmente tanto complesso Che su console non lo so Vediamo poi eh, andiamo ancora avanti. Eh, Frabonni dice: Sapete, ma voi sapete già qualche annuncio bomba grazie agli inviti degli eventi? Assolutamente sì, noi abbiamo già un sacco di appuntamenti, quindi quello che noi diciamo qui delle cose sono mescolate a cose che già sappiamo. No, però. È, però contare, tutto. Sa, esatto, quindi voi non sapete dov'è che già lo sappiamo e dov'è che invece non lo sappiamo e siamo molto furbi? Quindi. Così sono bravi, hanno il grimorio alto, sono tutti italiani. Questi sono i ragazzi che tornano da scuola. Simone Campoli non capisce perché Novi Grad e Vene sono nella stessa parte di mappa. In realtà una sta molto più a nord, se tu ritorni indietro nel mondo, vedi che sono separate le due cose, ma fanno parte della stessa enorme mappa. Io invece la trovo una cosa molto figa. Il Temerian mm. Armo set lo in automatico, sì. Lo devi trovare naturalmente, Onizuka. E, mh, poi eh, stanco dal 92 ti chiede come vedresti un reboot di Two Human. Eh, l'avevo letto prima e ma, ma, ma. potrebbe essere interessante. Il problema è che loro credo che siano, se non falliti, poco ci manca. Ma e poi tu, Human, era interessante nel design, eccetera, eccetera. La realizzazione era pessima: era proprio pessima, aveva dei problemi di longevità. Si prende me meno quella pa pasta che funziona brutta merda. Cuscus, no? No, io ho preso la pasta. Ok Assista, almeno questa volta me l'ha dato. No, guarda lì, Xarru Black, aveva lo scudo. Occhio, è eh, perché ti vede se viene solo avanti, eh. Ok, ora però risusciterà i suoi compagni di merenda. Va bene, vengo io, vengo io. Vai. Brutto figlio di puttana. No, l'abbiamo perso, la però andrà a resuscitare gli amici. Allora aspetta. Ah c'è Jacopo, ok. Ecco è fuori, eh! Eh, lo vedo rosso dritto da me. Per cui dietro dove ci sono le munizioni pesanti, ecco, sta correndo. Vai, l'ho ammazzato. Eccomi qui. Vedi appena un attimo di pace. <ride> Dai. Allora, vado ancora avanti. Uh, Fallout 4 <ride> chiede Urd, not Vrr. Da chi verrà sviluppato? Se da Obsidian o da Bethesda? Assolutamente da Bethesda. No, ti ho detto le munizioni pesanti. Senza ombra di dubbio. Shock. Easy che mi dice: Io non ho giocato mai mi... la serie di Fallout. Lo conosco solo di nome. Ma cosa di così figo che tutti impazzite? Perché Beh, semplicemente è, è il miglior gioco di ruolo. Ambientato in un mondo post apocalittico Sì ma poi non solo cioè, è uno dei pochi giochi di volo Dove le quest secondarie sono più belle della principale Cioè vale la pena giocare le secondarie Più che la quest principale Perché sono meravigliose Questi non... Però i, i loro numeri c'è Aspetta aspetta tranquillo Ti piglio io Vai Ok Vedete che bello per questo Questa modalità ho trovato veramente Ora qui ce la stiamo facendo veramente tipo passeggiata ma no, grazie a quando avete un adesso quando avete un team un po più equilibrato e poi soprattutto ah, dei nemici sensati ok no. Dario Gazzo mi chiede se, mi se vi consiglio di aspettare da Divinity Original Zine per Playstation 4 perché con Diablo 3 si è divertito troppo oppure se prenderlo su PC con un amico oh, attenzione Divinity Original Zine con Diablo non c'ha è un cazzo nel senso che Divinity Original Zine è un oh, classico fatto cioè Visuale dall'alto, sì, isometrico, ma che dovete gestire le magie e tutto quanto, non è un action alla Diablo. Quindi ti direi: Ti consiglierei, io continuo a consigliarlo di prenderlo su PC anche se sicuramente l'Aryan sta facendo un super lavoro di sviluppo, di ottimizzazione per versione console. Però attento a quello che ti trovi davanti, non ti aspettare come un concorrente di Diablo. Anch'io. Occhio è nella stanza in fondo, dove ti hanno ammazzato? Hop mi chiede ma se, as io, se yeah. aspetto Final Fantasy XV. Medio, in realtà potrebbe essere il primo Final Fantasy dei Tempi del 7 che aspetto con interesse, visto che a me non piacciono i JRPG. Questo, per quello che l'ho visto, comunque mi era piaciuto. E eh, ora. E come dicono Ciro Sagone e Dergut io sono abbastanza anti-Giappolandia, è vero? Eh, ho... Abbastanza tanto, eh, sì. ci chiedono che armi stiamo usando. Allora, io uso la Culeo che è questa pistola dalla Meroni che continua a fare danno anche dopo che avete colpito un nemico poi uso il cecchino preso dallo standard di ferro, il ferro e il fame di crota come lanciarazzi perché no il... andiamo munizioni pesanti voi ragazzi cos'è che usate invece il vostro set? Pierra, mm. Fatta registrazione per... le munizioni pesanti ok fame di crota poi per... mai non... ah beh giusto perché usi basta tu hai giocato Project Cars, visto che lo chiedono anche a me. Lo reputi meglio eh. di Drive Club? Sì, cioè è più completo come gioco comunque. Drive Club è un po' più limitato adesso. Poi dipende dalla grafica, perché Project Cars ha un'ottima grafica e un mondo un po' più aperto, percorsi un po' più aperti. Drive Club col fatto che è una specie di Need for Speed per 1000 ha un impatto grafico eccezionale, cioè soprattutto le condizioni atmosferiche ora come le hanno risistemate sono clamorose. Tarian mi chiede: E te lo faccio mentre ho la bocca piena. Proprio super um, mariducato. Ah, si sa qualcosa dell'espansione di Pillars of Eternity? O di future patch che aumentano i level cap? Guarda la mia faccia e fatti una, rispo datti una risposta. Cioè, è una informazione che sei solo tu. Poi, tra l'altro, vedo oh, che siamo. Ho finito. Quindi, indietrissimo. erano no, nemmeno me ne sono accorto. Pensa un po'. Quasi noioso, ok. Quindi adesso. Ma ci va in automatico su Mercurio? Perché Emanuel, però, non può venire con noi. Poi mi chiede, c'è una domanda strana di Aronne Piperno, mi dice Piper, tralasciando il fatto che sei un utente PC, ma da consumatore non avresti speso 100 euro in più per una PS4 Xbox al netto di un hardware più performante? Non capisco la domanda. No, diceva... Io ti devo dire che se io non avessi avuto il PC, come dico a tutti, eh, tutti i miei amici, perché ovviamente sono strapidamente amici cugini, parenti, che mi chiedono informazioni su che cazzo comprarsi, visto il lavoro che faccio, se non avete un PC in casa, io continuo sempre a ripetere di comprare una console, perché con 300 euro vi portate a casa... Una, un, una un, qualcosa per giocare. È ovvio che Ma... se avete un PC di qualsiasi tipo a casa, per me vale la pena provare a lavorare su quel PC, magari migliorando qualche cosa, la scheda video, eccetera, eccetera, per poi entrare con forza nel mercato dei videogiochi. Ma è ovvio che da zero è sempre più consigliato le console. Dopodiché, uno può decidere di fare lo switch per migliorare a livello grafico oh, o ben... per provare <ride> più roba. Allora, adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le 9 ehm, vittorie consecutive, sopra la mappa, in questo caso, dopo, se avevate il biglietto ovviamente, vi compare, credo un faro comunque, la destinazione di, mh, lo, sopra la torre, sopra la torre vi appare il pianeta Mercurio, in quel caso ci potete cliccare sopra e finite, ricordatevi poi dopo di tornare in torre e raccogliere quanto avete fatto. La domanda è questa, per prendere il loot che si prende ora dentro Mercurio? Serve una chiave o lo si prende la cassa a prescindere? Questo è. non serve nessuna chiave. Questa è, una... Questa è la, appunto l'ambientazione che riuscite a vedere soltanto in questo caso. Non mi ricordo se c'era una qualche mappa multiplayer, anche su Mercurio o era Saturno, non mi ricordo più. Mi chiedono se di Fallout è bello soltanto il 3? Assolutamente no. I primi due sono dei capolavori incredibili, ma sono giochi vecchissimo stile. Quindi oggi sarebbero ingiocabili, incomprensibili per tutta l'utenza console. Perché sono giochi in proprio stile 15-18. Invece, Fallout 3 è un gioco nuovo, insomma, moderno. Ormai fra mille virgolette, però sicuramente è un gioco moderno. Allora, godiamoci un attimo questo momento. Perché continui ad alzare il volume? Perché non sento nulla. E che devi senti a fare? La musica, per esempio. <ride> Ma stai scherzando? Devi ah. sentire la musica anto? Sì, Cioè sì, sì. Vai, rientra tutto nel microfono Rientra no, Finisce se arriva Facciamo un giro? No ma voglio far fare vedere un giro Vai facciamo un giro Io seguo Chi seguo? Manuel Jacopo? Ma scusa Non è semplicemente la mappa Su cui hai fatto le partite? Eh? No no Questa è Mercurio proprio un'altra location Che si apre soltanto Ma no, mi sembra la mappa Dove sconfiggeri Che là No, No 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 No, no, vedi che tutta è strappo appeso alle pareti. Devi fare un giro e praticamente devi trovare una cassa dove dentro c'è il loot che è esclusivo per questa parte del gioco e che ottieni soltanto facendo le nove vittorie. Io quello lì ho visto per un attimo la testa di Jacopo che invece mi sembrava un casco appoggiato su un mobile, pensa un po'. Ma secondo voi ragazzi questo prima o poi diventerà un, una, una social hub? Sì, credo di sì. Ok, Schroeger ci chiede quando uscirà la patch per aumentare i sottotitoli in The Witcher 3. Credo sia la prossima patch importante. Quindi la 1.04 o la 1.05, credo. Allora, quindi, questa qui era una storia: era un avamposto abitato, prima poi attaccato dai Vex, sono la parte tecnologica del, delle razze di, di Destiny. Quindi, distrutti tutti gli umani che abitavano. Infatti, vedete che le costruzioni di Mercurio ricordano quelle dei Vex. È un po' un misto fra. Roba. e questa è l'arca da aprire, non c'è altro vero? C'è solo quest'arca qua. però secondo me questa ambientazione poi la fuori. Comunque in tutti altro. mi stanno scrivendo che la mappa multiplier su Mercurio è quella delle prove di osiride come ti dicevo io, no? Lo scrivo anch'io, ma questa non c'entra un cazzo, però non è quella mappa lì. Ah. Questa è Mercurio, okay. è quella proprio di dire, ma questa zona qua esiste solo qua. Ok. Cioè questa cosa qui c'è solo per venire a prendere il loot Steb mi chiede se The Witcher 3 L'ho ricominciato su PC dopo che l'ho finito e recensito Assolutamente sì L'ho rigiocato, l'ho iniziato su PC Ho preso il messaggero affinato E appunto è affinato Lo vedete scritto fra parentesi Perché ha il danno di vuoto Mentre invece di solito le armi della regina Non hanno i danni elementali Fucile a impulsi Che quindi non è andata neanche troppo male Mi sa che ho luttato solo quello eh. Aspetta un po' Allora, mentre tanto Anto controlla mi chiede premenvi se preferisco l'approccio Obsidian o quello Bethesda per quanto riguarda Fallout. Esotica, non te sono cazzo. Eh. In merito a questo, eccetera, eccetera. Allora, io preferisco in assoluto sempre l'approccio Obsidian per tutto quello che riguarda la storia. E un certo lavoro sulle ambientazioni, non tutte, un certo lavoro sulle ambientazioni. In primis sulla storia e sulla narrativa. Secondo me Obsidian non ha rivali. Il grande problema è che Obsidian fa sempre roba sporchissima a livello di gameplay. Tant'è che secondo me New Vegas... Era talmente sporco a livello di gameplay Che mi ha fatto passare la voglia di giocarlo Così come potrebbe per esempio Era capitato su altri titoli su Neverwinter Nights 2 Ad esempio e così via Fermo restando che di base a livello di storia Comunque fanno dei lavori sicuramente migliori Rispetto a Bethesda Però Bethesda fa uscire giochi più puliti Va bene. Meno, meno buggati Proviamo a fare loro allora un'arena al 30 Questo non me lo ricordo, l'avevo già fatto questo... Dovrei farla col titano ma anche chi se ne frega O volete provare il 35 <ride> Se ne fa un pezzetto e poi si salta Poi La label mi chiede che percentuale eh no, di completamento non Io ho già preso il loot con lo stregone eh? Ero arrivato a The Witcher 3 fa? Eh, Non me lo ricordo perché non sapevo neanche c'era la schermata per poter vedere la percentuale di completamento Ma se dovessi buttare giù un'idea Non oltre il Inatole, 30 così almeno Che c'è Yak. Devo dire una cosa, Wii U sulla release era staccato no? no, era tutto attaccato. tutto attaccato? Sì, come gli altri PS3 compagnia e compagnia bella. PS viva era PS2. Bravissimo. Quindi provo col titano a farla al 34 che mi manca la chiave perché l'ho fatta con lo strano ah. cacciatore. Facciamo l'arena eh, però mi devo passare la roba, però tanto ce l'ho pesato. Vai, però vai sulla tolla. Vai. vai vai? Allora, lo Steam Link sarà utilizzabile anche per giochi non di Steam. No, devi per forza, devono essere giochi che stanno dentro Steam. Necessariamente. Allora, sul fatto che John, Luke dice, John Locke dice, dice riesce a giocare anche giochi non di Steam facendo alte tab e mi streama tutto, sarà così anche per lo Steam Link, in realtà quella cosa che fa è un artificio, che però se sei meglio di me, a meno che non è un super PC, rallenta tantissimo la macchina, in realtà è un artificio, secondo me prima o poi quella cosa lo leveranno, cioè riesce a giocare soltanto, riesce a utilizzare soltanto il link, soltanto lo streaming casalingo, solo mentre sei dentro all'applicazione, io credo che facciano lo stesso Steam Link, non ti permettono di poi... Di fare qualsiasi cosa, però potrei sbagliarmi. Fa ridere Urad 1979 che chiede in chat: Mi prestate X Pro per 9 partite. <ride> Mandategli la richiesta a amici, che Jacopo si incazza subito. Però invece mi sa che Manuel potete andare un po' più sereni <ride> Occhio che arrivo Ci, ci chiede di consigliargli dei giochi Per il suo portatile che non supporta giochi importanti Perché è troppo basso di potenza Dice giochi come Orient and the Blind Forest E così via se ci abbiamo altri giochi Beh tipo quello sicuramente Brothers Tale of Two Sons Puoi giocare e eh, assolutamente c'è. Per esempio, c'è Valiant Arse che è una bella avventura. Ci sono tutti i titoli di Telltale. Se ti piacciono i francesi, che toccano Game of Thrones, The Walking Dead, eh, Borderlands, Ritorno al futuro e così via. Che puoi giocare e quelli non richiedono eh. una marea infinita di indie. Ce ne sono un miliardo, appunto. Da Notte e Hero. Eh, il capolavoro di Sword and Sorcery. Insomma, hai un miliardo di giochi. Se vai su Steam, metti veramente a guardarti le uscite dell'ultimo anno a basso, sotto gli 8 euro. E quanta ce n'hai di scelta? Quindi puoi andare tranquillo. E ti girano su tutto, o ov ovviamente. Aspetta, aspetta, <ride> oh, aspetta, aspetta. Sal 85 un... LAV dice: per esempio, a lui gli piacque molto. Kotor 2, firmato Obsidian. Sì, ma se ricordi bene, o magari non te lo ricordi. Era buggatissimo anche quello. Ma Porto proprio tanto miseria. tanto, ancora un po'. Aspetta, eh. Fra Original mi chiede se gioco mai sul Mac. Sì, gioco a tutti i giochi Blizzard. Tendenzialmente li gioco su Mac. Qualche indie. Un modo che ho preso di recentissimo. Che cosa ho preso? Ah, Hotline Miami 2. Eh, l'ho giocato su Mac. Per esempio, quello lì non l'ho giocato su PC. Quindi qualche cosa sì Ah, i giochi Telltale. Tendenzialmente li gioco sempre su Mac. Diciamo che gioco perché mi piace. Me, quando sto a letto me lo metto sulle gambe e ci gioco. Rispetto a dover stare in salotto che dove ho la postazione PC. Quindi da quel punto di vista, sì. Non. non uh, non nascondo che mi piace che utilizzo tantissimo lo Steam, insomma la cosa di Steam come diceva quell'altro lettore, quest'altro ascoltatore, utilizzo tantissimo lo streaming in casa, in famiglia di Steam, in realtà purtroppo ho il router di default di, di Telecom che fa abbastanza cagare, quindi è molto altalenante in base alle giornate, non so per quale motivo, certe volte mi va benissimo, certe volte mi scatta tanto, dovrei spendere i soldi e comprarmi un router sensato, anzi un access point sensato, vedrò in futuro. Oh, non mi ha dato nessuna arma esotica comunque. Root 96 sì. dice, non ho giocato la prima espansione, parto svantaggiato se gioco questa espansione Destiny. No. Confermi, no? No, assolutamente, anche perché riuscite oramai con tutta l'esperienza che fate in modalità storia a, recuper esatto, a recuperare il tempo perduto, ci mettete un secondo a fare il ventesimo livello. Poi si tratta di farsi un gruppo d'amici. Chiedo se è normale allora che io non abbia trovato nessuna eh, arma esotica nel loot, è normale? Eddie, MC chiede: Tempi, se ho giocato Terraria, no, niente, niente, niente. un pochino ma poco poco poco. Ho giocato Terraria, eh, come quell'altro, come era Starbound. Mi sembra di ho giocati poco poco poco. Ma a me con lo stile di gioco, la Minecraft, purtroppo proprio non riesce ad appassionarmi. Fra quanto vediamo possibile, un nuovo The Elder Scrolls chiede Claude 182 Ita. Almeno almeno due anni dopo che è uscito Fallout, okay, secondo me. Cambio personaggio. Domanda del secolo, quale titolo negli ultimi anni vi ha sorpreso? Personalmente Max Payne che è stato dopo il primo Batman l'unico titolo che mi ha divertito tantissimo Chiede da Vinci Un titolo che mi ha preso a sorpresa, che non me lo aspettavo Sicuramente il primo Batman, comunque a me il primo Vabbè, Batman mi era piaciuto Però è passato qualche anno oramai eh, eh sì, di recente che mi ha preso tantissimo a sorpresa... Cioè, che non me lo aspettavo, che sarebbe stato bello è più difficile. Che comunque, noi un po' per il lavoro che facciamo, cioè, alla fine sappiamo quando già lo sto uscendo, certo. se è bello, se è o, bello no. o no. Quindi proprio a sorpresa è un po' complesso. Io a sorpresa mi ricordo il multiplayer di Gears of War, il primo. Perché la storia si era vista, però che fosse così avvincente il multiplayer non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava nessuno. Forse è più facile a me dire quali sono quelli che a sorpresa mi hanno deluso, quelli che mi sarebbe aspettato chissà cosa e poi ah, in verità wow. un po' mi hanno deluso. Per esempio uno dei recenti che me, me ne rendo conto Niente. è Wasteland 2... Che aspettavo tantissimo, ma proprio tantissimo da grandissimo amante del primo Wasteland. Me lo aspettavo, in realtà oh, gli ho dato, se non sbaglio, 8 in recensione. Comunque un bel titolo. Però secondo me estremamente al di sotto, Ma estremamente al di sotto di quello che mi, mi aspettavo sarebbe stato. Un po' come Sim City, anche l'ultimo Sim City. Teste di cazzo. Riccardo chiede se dopo i Flame per i giochi Buggati al lancio Bethesda può permettersi Un nuovo Elder Scrolls buggato come Skyrim Nonostante fosse un capolavoro Secondo me sì perché comunque passano talmente Tanti anni che oggi pochissimi Si ricordano Skyrim per i bug Bug, Esatto ma è il capolavoro poi Quindi te, vi direi ne, Ma poi come, lo, come succede anche per esempio in, Quello che i ragazzi non si rendono conto Anche Skyrim o Witcher Quando tu ci se giochi ci per la bene. recensione In realtà quei bug Vengono fuori quando va Esce il gioco e ci sono milioni di persone in tutto il mondo che ci giocano centinaia d'ore. Nel tempo di una recensione, spesso questi bug a parte la porta che ti si chiude in faccia o che cazzo ne so: cioè non vengono neanche fuori, cioè non te ne accorgi neanche, capito? Perché vengono fuori quando ripassi per la settecentesima volta nello stesso passaggio, e allora il personaggio ti rimane incastrato da qualche parte. Ma se no. Dice Galbanino, di recente lo ha stupito tantissimo Wolfenstein. Allora ti dico che. Anche a me è piaciuto da impazzire. Io ho fatto la recensione del primo di, di New Order, poi The Old Blood l'ho dovuto lasciare perché ero preso fra Assassin's Kid e The Witch l'ho dovuto lasciare con grandissimo piacere a Brocchieri, a Teocrazia. Ah, eh, però il primo Wolfenstein, cioè Wolfenstein di New Order, in realtà, anche quello non è che sono arrivato pensando che sarebbe stata una merda. Comunque già mi aveva straconvinto in, in fiera. Quindi sono andato convinto di trovarmi okay. davanti a uno shooter. Poi, certo, è stato uno shooter per me eccezionale, quello in dubbio. E mentre per quanto riguarda l'Ombra di Mordor Ugualmente in realtà io l'Ombra di Mordor Non l'ho mai giocato fino a che non mi è arrivata la versione finale Che ho giocato con grandissimo piacere Però in realtà tutte le volte Che andavamo in fiera Fabio Fabio Palmisano che lo vedeva sempre Ce l'ha caricato talmente tanto Che mi aspettavo che sarebbe stato un titolo eccezionale Quindi anche lì non è che ci sono arrivato a sorpresa Non me lo aspettavo Omino oh, Davad okay. mi chiede se The Witcher 3 DLC li scarica automaticamente o bisogna andare sullo store. Allora, su PC Steam li scarica in automatico. Tu semplicemente se li hai presi, quelli, scusami, quelli gratis. Lui li scarica in automatico man mano che escono. Su console li dovete invece scaricare a mano dai vari store. Sia in PlayStation che Xbox. Dovete cercare il gioco quindi DLC e scaricarveli. Non so su Gog in realtà come funziona. Non so se Jacopo sa qualcosa. Io su Gog non ho i dati di come funziona il sistema. Allora, io ora ci stiamo aggiornando, ovviamente stiamo per fare l'arena al, al, al 34. Per DS. cui ci servono le chiavi per poterlo prendere. E soprattutto visto che tanto adesso no, ne avrò no, tanto, nonostante che la questi, la questi la piedi la facciano schifo, uso la, la luce tera per fare l'upgrade. E quindi anche non non col titano di divento un 34. Così i ragazzi stanno più sereni. Mi domando se non vale la pena che già adesso io spenda il soldino anche per potenziare il fame di crota. Direi di sì. Mi chiede Salva Logan. No, Salva Logan, sei Zauro. Se i 16 DLC di Witcher 3 si sa che intervallo di tempo verranno rilasciati. Assolutamente non si sa. Invece Jacopo ha detto che anche no. su Gog dovrebbe scaricarli in automatico. Però non era sicurissimo e quindi vi direi non lo sappiamo. Okay. Pierpa faranno vedere, secondo te il nuovo God of War chiede DOMI 84 a mh, Sony. Sarebbe bello, ma non potrei... Quantomeno di no. faranno vedere la collection. A parte non è, è uscita è... praticamente quando sta alle 3, ce ne pare... 4 luglio, 5 luglio. E eh, allora così. la fanno vedere però. Sì, ma sarà proprio giocabile. Noi la fanno vedere in conferenza. No, no, no. Sarà proprio giocabile sullo show floor. Nuovo sarebbe molto bello. Però ci sta che la facciamo vedere anche perché il prossimo anno lo devo caricare a bestia. So, Tempo poi eh, andiamo ancora avanti. Adesso, qui stiamo, due parole di recap. Abbiamo fatto appunto la modifica multiplayer. Adesso, l'altra volta, abbiamo fatto vedere l'arena al 32, questo è al 34, poi c'è l'ultimissimo livello al 35, ma è troppo complicato, dura anche troppo. Questo qui è al 34 e funziona sempre così: ci sono quattro stanze che si aprono in sequenza, o in ogni stanza c'è una delle quattro razze oscure di Destiny. E in ognuna via via vengono messi dei, ehm, dei malus in pratica, quindi delle, dei potenziamenti in negativo per, per i giocatori o anche in positivo in alcuni, quindi che alterano le statistiche del il gioco. E alla fine di questo c'è un ti boss venuto, e eventualmente una cassa del tesoro da aprire per prendere il loot. Io su questo non faccio usare il titano perché il 34 mi è rimasto fuori. Eh, la cosa interessante è che purtroppo appunto, siccome da pochissimo che ce l'ho, De, col titano non ho maxato neanche una delle sottoclassi, quindi è un po' allarrangiarsi. Poi Shiroi che sì, faremo a pranzo con Wolfenstein, The Old Blood, mercoledì ritorniamo con Alessio. Stebd dice che ha visto l'opinione di quei due sul server, i The Witcher 3 hanno detto che l'acqua è una delle cose fatte meno bene. Confermo, sembra troppo oleosa, sembra densa. È verissimo, gli shader sono un po' sbagliati da quel punto di vista, quindi assolutamente confermo e sottoscrivo. Poi... Mm, Anch'io. Fatevi le sintesi. Ok, andiamo. L'ultima volta che l'ho fatto questa stanza, ho fatto tutto il livello 34 con lo stregone che sputi l'anima. Salvo poi essere buttato fuori dal gioco, per cui ho perso tutto il loot. Poi Salvalogan dice che salutiamo, è arrivato, eh, ho iniziato con Calma Destiny. Per la campagna serve qualcosa a qualcosa rifare le missioni a difficile? Dice a parte l'esperienza. No, dovresti no. cercare di farle a difficile la prima volta perché ti danno più esperienza, appunto. Se le rifai non ti danno più il bonus di esperienza. E dice inoltre, prima di comprare DLC, il massimo livello che posso raggiungere col gioco qual è? Era il, era il 30, giusto? Il livello base? 30, poi 32 col primo DLC e 34 col secondo. DLC che li consigliamo, sicuramente questo di sì, Proda sì. ne puoi fare a meno. Cioè, ti serve anche quello, alla fine conviene il Season Pass. Alla fine, perché c'hai anche la seconda incursione che è bella, però sicuramente qui c'è molto più contenuto. Questo è più proprio per hardcore Gamer: insomma, devi giocare tanto. Hai già trovato una delle nuove taglie esotiche? Richiede ai Matt Z no, HD. perché la taglia esotica te la dà. Ma guarda, c'ho di nuovo il fame di Crota buggato con quattro colpi. Le taglie esotiche è un, è un drop casuale dopo che ammazzate un mostro nell'arena. E Siate e te. Dico, al 34 e al 35, allora. dico a questo punto, visto che in tantissimi li avete scritti, cito soltanto Thorsten Ma solo perché era l'ultimo che ho visto: che su, eh, su Gog, ah. con Galaxy, bisogna prima acquistare gratuitamente il pacchetto che si chiama Free DLC Program. Una volta che lo avete acquistato, lui in automatico ve li scarica e ve li infila dentro, eh, dentro al gioco. Vale la pena prendere solo questo DLC? È vero che grazie ad esso è molto più facile arrivare al livello massimo ed ottenere equip leggendari ed esotici? Assolutamente sì. Perché hai per la prima volta in Destiny, comunque, a prescindere dagli oggetti che prenderai, però, hai del loot garantito eh, facendo certe attività. Cioè, quando tu finisci l'arena al 28, che c'ha il matchmaking. Comunque, arrivi alla fine se hai le chiavi, hai un'arma esotica e vari elementi. Poi che cosa sia dipende dal culo. Simone Campoli. Quanto sarebbe bella una collaborazione con Mario e Nicola in vista delle tre? Sarebbe bellissima, ma. Io? Lo, quei due del Sud server. Oh, sarebbe no. bellissima, ma loro non credo che siano assolutamente interessati a fare una collaborazione con noi. Noi sarebbe bellissima perché io li trovo anche molto simpatici e molto piacevoli. Quindi, assolutamente da quel punto di vista, porte aperte. Per Paolo, quanti segreti hai scoperti in The Witcher 3 nelle ore che hai giocato? Eh. Buono. Non ti saprei dare un riferimento. Non ti saprei dare un riferimento. Ti chiede skill 77 cent se ci sono anche armi erotiche. <ride> no, Tutto però sono molto belle ci sono. Ce ne sono talmente tante in questo Ah, me comunque, te ne dà tante. Dobbiamo ancora ben capire quali di quelle nuove sono valide da, da portare al massimo e quali invece sono delle sole. ci dice: Ma sei sicuro che è buggato il fame di Crota? Non è che non hai pezzi di armature che ti aumentano le munizioni pesanti? Eh, ma comunque ce ne dovrebbe avere 6 di base, invece arriva a 4. Poi, essendo Destiny un progetto decennale, ci aspettiamo rimanga in attività come World of Warcraft, chiede StubbD89. Eh? Ah, non lo sappiamo. Dice anche Vasca, non è che è buggato, non hai equipaggiamento che ti aumenta le munizioni okay. pesanti. Ora guarda, però dovrebbero essere 6 colpi di base. Da Vince ah, chiede C'è che? Okay. No, C'è mai stato un insomma. youtuber che vi ha chiesto collaborazione? Oh, sì, nel tempo è capitato di collaborare con youtuber che insomma ci trovassimo, ci incrociassimo a metà strada. Però tendenzialmente gli youtuber si fanno molti cazzi loro. E, e giustamente seguono la loro linea e fine. <ride> in camera di equilibrio. Okay. Sì, più che altro perché gli youtuber purtroppo usano un po' questa. Tattica ottica del soltanto le views, siccome noi sul nostro canale non facciamo views sensibili no. perché le, ovviamente sono tutte riversate sul sito, cioè sono pochissimi che vanno a vedere i nostri video su YouTube rispetto a quelli che passano dal sito. Per loro non abbiamo riferimento, siccome il 99% di youtuber si muove soltanto su se mi conviene fare la collaborazione col personaggio X, tendenzialmente ci snobbano, non capiscono l'aumento la, sì, 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 di so. valore di fare una collaborazione con noi. Ci sono stati invece altri in cui si sono aperte belle strade, c'è stata la strada appunto con Giordana. Teoricamente ci deve essere una strada per a lungo tempo ricercata e no. coltivata con Farenzo, con Marco Farina, in realtà anche lì è saltato un po' per lavori da entrambe le parti e più di un'occasione noi ci siamo sempre resi molto disponibili. Vedremo se magari le cose cambieranno in futuro. Con 980 di Witcher 3 tutto a Ultra in Full HD confermiamo assolutamente sì. Gioco la 970 se vai a 1080p puoi Andare tranquillamente, tutto in ultra, non arrivi a 60 frame al secondo, ma 40-45 li fai chiusi se li faccio io col mio computer a casa. Dovevi ascendere le gambe del set di Crota, per averne 6? Eh, ma non ce l'ho col Titano, purtroppo. Purtroppo col Titano non ho il set di Crota, perché appunto, sento che questo affare esiste in una settimana. Avevo perso l'Iban di Acopone. E non avendo più perso Libano E non riuscendo più a fare i versamenti, non siamo più andati a fare crota da quando ho il titano. Quindi non ho le gambe di crota Confermiamo adesso che lo stiamo giocando mm -hmm. su PlayStation 4. Quattro, sì. Infatti e è, è uno di quelli col, col pad, tutto distrutto, la leva sinistra. E mi rimangono i pezzettini di gomma incastrati sotto il pollice c'è un fastidio Poi me. Doom 4 verrà presentato all'E3 se non sbaglio dice Tarja Al ti aspetti e cosa speri in questo il sequel forse. o reboot È confermato che sarà sicuramente presente all'E3 Hanno già fatto vedere anche una sorta di teaser Non si chiamerà più Doom 4 ma si chiamerà soltanto Doom Questo dovrebbe già far capire che in fin dei conti è proprio un reboot A tutti gli effetti, un reboot della saga Che aspetto con grandissima ansia Perché io ci credo tanto che loro abbiano imparato tutto il meglio da... Machine Games per Wolfenstein. Abbiamo fatto lo stesso anche quando cioè abbiamo imparato da quello che hanno fatto loro. Cioè, come si come si aggiorna il feeling degli FPS. Tra l'altro, vi dirò di più: a me era piaciuto moltissimo anche Ray. Cioè, la infatti, bolla sotto lo, recen lo recensì con un voto abbastanza alto. Perché a livello di feeling di esperienza dello shooter in prima persona, per me era straconvincente Quindi confido tantissimo nel nuovo Doom. Ma tanto tanto. La. Ok. Non si sono ancora dati di vendita The Witcher 3 Skill, ancora non gli hanno detto. Ah, di The Witcher 2 chiedi: yeah, The Witcher 2 non me lo ricordo quanto ha venduto. Parecchio, però, aveva venduto in totale fra PC e Xbox 360. Adesso l'ho preso. Ce già Edim Messi sì, ci chiede arrivo, Lorenzo, arrivo, Lorenzo Fantino, in verità è Fantoni. Non lavorava per Eurogamer adesso fa long play e le sarei giochi con voi. Non è una critica, molto sim bravo, simpatico e competente. Lavora per noi, allora adesso per confermo noi, assolutamente. assolutamente. Ah, The Witcher, infatti, mi ricordavo 7 milioni i due The Witcher. Ah, The Witcher 1 e 2. in Verità 1 e 2, 6 milioni. The Witcher 3, solo di pre-order, ha fatto un milione e mezzo. Dati di vendita effettiva, ancora non ci sono. Ma è mai possibile che Destiny PC non sia ancora stato annunciato? chiede il Becco di Falco? <ride> assolutamente, sì. Prendetelo voi, vai. Allora, queste sono nelle stanze, nel mezzo al, ai combattimenti, oltre a quegli obiettivi per, che ti costringono a uscire fuori dai ripari, per cui appunto essendo potuti andare a disattivare quelle mine come quelle adesso che si ripetono, ogni tanto Vacris, che sarebbe il vendor della torre, che prima stava dalla parte dei caduti, adesso sta dalla parte della regina, viene e regala eh, degli oggetti che possono essere appunto i cannoni piuttosto che appunto le munizioni dei... Delle le munizioni pesanti per, per, per i bazooka Qui bisogna stare un po' attenti Il problema è che sono da, tutti i danni di fuoco Da Vinci che intendi con un brand da proporre ai publisher? Invece Domi chiede è, Il gioco che ti è piaciuto di più della scorsa generazione? Witcher? Vabbè Fallout no, The Witcher Fallout. No. Fallout. Fallout, Fallout e Skyrim A me anche Gears of War è piaciuto tanto anche della scorsa generazione In realtà non lo so Difficile, molto difficile. Mori. Forse però se dovessi dire quello di assoluto più di tutti Uncharted 2, per me mio Uncharted 2 ce l'ho legato nel cuore proprio okay. tantissimo. Beh, vabbè. Pierpa, sapendo che in tutte le società ci sono limiti di budget, chiede a Ronne Piperno Mi piacerebbe vedere i brocchieri nelle varie fiere che fate, lo trovo bravo e competente Tanto, insomma, avete visto, che i brocchieri vanno moltissimo in trasferta per noi Quindi rispetto ad altri redattori Il storici, non muovi. so, un Tagliaferri, un Pugliese e Così via, lo vedete in moltissimi più video rispetto agli altri Per le fiere, vedremo, non è mai detta l'ultima parola Magari dal prossimo anno un po' di novità in proposito ci potrebbero essere Ok Adesso che cosa c'è? Non, la la non la la abbiamo la fatto, bella. quindi, abbiamo fatto i cabal ad arco ad... Abbiamo appena fatto i danni ad... No no adesso Esatto vediamo un po' Terzo round ricordate che sono quattro round Più il quinto che c'è il boss da sconfiggere Se morite ricominciate prima dell'ultima stanza Che cacchio erano nel letto? Gli scudi non si rigenerano Oh questa è tosta Cosa? L Esposizione per cui in pratica Gli scudi sono più forti ma non si rigenerano E questa è un po' un'inculata Vabbè vediamo un po' Esatto, per cui in teoria si rigenerano sempre, però no. Poi insomma, almeno vedrete e... la tattica per il 34 per il boss finale. Che è un po' un differente. Il casato dei lupi lo recensiamo domani. Troverete la recensione. Sì. C'è già la sala giochi che è andata online la settimana scorsa. C'è questo che è il secondo long play. Che facciamo, il secondo a pranzo con che facciamo. più c'è stato anche un long play serale fatto invece su Xbox One la, la settimana non... scorsa dagli Amendola Brothers. Quindi trovate anche quello. Okay. Becco di Falco, cosa consiglio di più? Pillars of Eternity o Divini di Original Sin? partiamo dal presupposto che sono due eccezionali RPG classici, ma veramente due capolavori entrambi. Capolavori però è parola grande. Due eccezionali RPG sì, classici. Personalmente pref ho preferito molto di più Pillars of Eternity perché comunque la narrativa Obsidian e soprattutto l'universo messo in piedi da Obsidian mi ha convinto molto di più di quello fatto da Larian. Con tutto che ripeto, sono entrambi due RPG splendidi, classici. Ma ricordatevi, quando usate Sorte Fatale, se l'avete droppata nella Volta di Vetro, quando vedete che, che l'ultimo nemico che avete ucciso era in corrispondenza di un numerino giallo sulla testa, vuol dire che avete ucciso appunto l'ultimo nemico con un colpo preciso. In quel caso Sorte Fatale si rigenera alla velocità della luce. Dice Lakatus che se ti rimane poca vita devi fare in modo di lasciare un nemico vivo prima che finisca il round, così da morire e farti resuscitare con tutta la vita. Sì. Ah, questo è il, è il VIP praticamente. Queste round invece delle bombe c'è il super stronzone che va ucciso prima che vada a quell'antenna e ci faccia. Che Umberto fa sempre video con volume bassissimo come pugliese. Perché schillo 777? Perché non è capace a settare bene gli audio. Se ti capita, diglielo skill, perché pure di solito ci facciamo sempre feedback tra di noi, però un moglioli un po' a me mi ignora. Quindi diglielo anche <ride> te che non hai il volume abbastanza alto. Tra l'altro lui parla bassissimo. Salutiamo Tidadolo che è appena arrivato, ma si è arrivato un poco tardi, come si dice dalle eh sì. mie parti. Siamo quasi per finire, però dovremmo riuscire a finire... Ah, io c'ho anche la bolla. Togli i proiettili esplosivi a sorte fatale perché interferisce con fuorilegge. Avete sentito cosa hanno detto i nostri amici in chat? Umberto tornerà ai taci con i long play arcolici con blocchiere. Non ti preoccupare perché tornerà. Per il raid volta di vetro arriverà il matchmaking, è vero che è impossibile? Scusa? Con il raid volta di vetro arriverà il matchmaking? No per adesso no, ma è una scelta incomprensibile per me, l'unico punto negativo ed è importante di questa espansione cioè vabbè per l'incursione e il matchmaking si può discutere se sia utile o meno però per tutte queste attività a tre giocatori che non ci sia il matchmaking per me è proprio una scelta che non ha senso però... allora io non ho ben capito Black Crow che mi parla delle quest, delle quest a tempo di The Witcher 3 se le ho capite non ho capito cosa intendo, quindi se può essere più preciso Black Crow ti rispondo, Pierpa che ne pensi dell'annuncio per Evolve di o passaggio al free to play, chiede Becco di Falco, non so che annuncio è stato fatto adesso per Evolve, se l'hanno fatto mentre stavamo qui, non, non ho idea, eh, se diventa free to play sicuramente è fondamentale che diventi free to play, noi lo stiamo dicendo da sempre, quello come P nuova, farla a prezzo pieno era molto 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 rischioso, evidentemente abbiamo avuto ragione se hanno deciso di farlo diventare free to play. Pucci farà mai qualche capatina in posa caffè? Beh è capitato più di qualche sì. volta che venisse in posa caffè ah, Di passaggio e eh, non fermarsi a parlare Quindi assolutamente assolutamente. Sì Quest'anno alle 3 vedremo nuovamente le vostre giornate Con tanto di affetto homo tra te e umbo Assolutamente sì Torneranno anche le giornate i nostri E3 Quello non, non si scapperà da, quella, da quel sistema eh, Il tipo aveva dato delle precisazioni Forse le quest secondarie che scompaiono se vai avanti con la storia Sì, confermo che ci sono Molte quest secondarie che se vai avanti Con la storia scompaiono Verissimo assolutamente e non è che sono a tempo Semplicemente bisogna fare delle scelte Ma anche quello è abbastanza tipico di, di The Witcher In generale della roba di CD Projekt eh, Ci sono alcune quest che naturalmente Siccome dei personaggi principali Scompaiono perché magari muoiono, perché si spostano e così via. Se quelli vi avevano dato delle quest, naturalmente nel momento in cui se ne vanno, non potete più farle. Ad esempio, di nuovo non è che faccio spoiler, però, per esempio, ci sono alcune quest relative al Gwent, quindi al gioco di carte, che sono relative ad alcuni personaggi principali. È normale che se nella linea di quest il personaggio principale, gli succede qualcosa. A quel punto, la quest del Gwent viene automaticamente fallita perché non la potete più fare con lui. Questo succede più di qualche volta, assolutamente. Questa è l'ultima, ragazzi, l'ultima stanza. Ho perso il conto, ancora la quarta. Ci abbiamo, ok. Dammi ad Ark, ok. Poi, Urdnut mi chiede se ti buttano fuori da multiplayer. Dove vai? Sotto un ponte. Non è male. Alle 3 ci sarà qualche possibilità di vedere The Last Guardian, chiede Acea Ace Sita Ace, Ace, 89. Eh? Che abbiamo qualche soffiata. In verità non abbiamo nessuna soffiata, ma io direi anche di no. Possibilità di vedere The Last Guardian. Boh. Cipigliani diciamo alle 3 no, lo vedrete al TGS e poi al TGS non si vede una mazza. Vi porterete mai anche Giordana? Magari al Toy Game Show? Vedremo. Di sicuro non al Toyo Game Show. Aspettate invisibile un nuovo terminator, chiede Schillow. Assolutamente no. Però il poster che sta nei cinema, Era al cinema appunto a Lux Bello. a vedere Mad Max. Cioè, il poster è fighissimo perché è un poster che è un mezzo busto di eh. Schwarzenegger. Vestito da... Non da terminator, cioè vestito come va lui in sì, giro, sì, quindi sì, col sì. giubbotto di pelle nero e l'occhiata da sole che dietro c'è una specie di luce che passa dietro. E praticamente man mano che scorre questa luce si vede lo scheletro che lui ha dentro di sé, il terminator. È fatto molto figo perché è un poster di carta fatto molto figo. Potremmo rubarne uno e portarlo qui in redazione. In effetti, no. Pierpa, sei stato da Gabriele a Vico a bere il limoncello a mangiare un gelato, assolutamente a mangiare un gelato. Quindi conviene fare tutte le quest secondarie corrispondenti al proprio livello prima di avanzare nella storia principale, chiede Seb: assolutamente sì. È normale che se andate avanti con la storia principale, dovete tenere in considerazione che rischierete di perdere una serie di quest secondarie. Per esempio, una stupidissima che perdete, è la quest Sono le due quest, forse anche tre, quest secondarie, relative alla raccolta del um, lascia passare per entrare a Novigrad e a Oxenfurt. Quella ovviamente a seconda del tipo di. Questa che portate avanti la potrete prendere dal mercante, oppure ve la potete prendere corrompendo una delle guardie, oppure ve la darà il barone sanguinario e così via. Sembrava che abbia finito tutte le domande. Madonna. Così. O, o no, si è impallata la chat e non me la sta più aggiornando perché in verità... Guarda un po' lì. Ti corrispondo No, in verità vedo che si è bloccato il mio allora. Sì, si è clamorosamente sbloccato il mio, cazzo porca puttana ah, ecco la no, la sono arrivati sono arrivati eccoci qua è uscita la, mar la mariarda uh, Pierpa su The Witcher 3 c'è la voce di grossario dove vengono mostrati i tipi di erbe dove possono essere trovati chiede Fair 94 assolutamente no dovete andare in giro per trovare le erbe attenzione perché siamo in due morti adesso se per caso seccano anche Manuel De ci tocca rifare la stanza Defenom 89 ha detto che il Tomorrowland per eh, in favore a te non era malaccio ah vedi, vedi. Potevamo andarlo a vedere, però no, perché ci aveva fatto ritardo il piano. Pierpaolo chiede, Ciro, se posso fare un commento più lungo di 140 caratteri su, su Mad, Mad Max. Max. Eh, allora, eh? è un capolavoro bellissimo esteticamente, visivamente, regia, tutto quanto. Uh, in realtà le uniche due grandi critiche che faccio riguardano Mad Max proprio, che secondo me non esiste, Ce cioè lo pu puoi levare Tomardi dal film senza alcun tipo di problema e il film rimane lo stesso. E questo che, se da una parte eleva il ruolo di Charlisterone, di cui tutti siamo contenti, perché effettivamente è il film, Charlisterone è bravissima, bellissima, dottore, ci si può dire. Dall'altra mi dispiace che comunque il film si chiama Mad Max, secondo me è un peccato. E l'altra cosa collegata a Mad Max è che lui ha, fin dall'inizio, non, non spoilerò perché si vede anche nel trailer. Si capisce che lui gli deve essere morta la figlia, o comunque queste visioni di questa bambina che si presuppone sia la figlia morta. E non si vede mai. Non, non si capisce perché sono messe lì, nel senso che non aggiungono nulla al film, ogni tanto gli scappa fuori sta visione che da un lato serve a farti capire il fatto che è pazzo. Però è riuscito un po' di merda, nel senso se ne poteva fare tranquillamente a meno, secondo me. Per il resto io gli do tranquillamente un 9 su 10. Secondo te, a quest'anno non c'erano 3? chiede Xerat 3 con Zelle 3? No, 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 perché lì è tutto un problema che i diritti ce la Siga, però dovresti per forza coinvolgere Yosuzuki Suzuki. Insomma, un problema di diritti e di soldi. Lui ha già detto che se non dovesse avere il budget di cui lui ha bisogno, che ritiene di aver bisogno per farlo, non lo farà mai. E Siga adesso, secondo me, i soldi per farlo, appunto, non ce l'ha. Schilo mi dice: Pierpa, com'è possibile che non sei riuscito a fare amare i videogiochi ad Eli? E stai sbagliando perché i videogiochi a Eli li ama. Li ama gioca bestia. tantissimo, tra l'altro. Ovviamente, ah. gioca ad altra roba, non gioca a Destiny. naturalmente. Tra l'altro, parlando di Molino, è l'unica che nel giro delle <ride> nostre 100.000 conoscenze ha giocato a Godus, ma decine e decine di ore. Lei ha smesso di giocare a Godus perché una volta ha giocato. Tipo, si è fatta una giornata che ci avrà giocato 6 ore di seguito. E praticamente per qualche cosa strana gli si è resettato il collegamento. Siccome quel gioco è tutto su server, praticamente quando gli è ritornato il collegamento aveva perso tutte e sei le ore fatte e ha detto: Ma vaffanculo, e l'ha disinstallato dal mio iPad. Dopodiché chiede: Matrix, per esempio, io ho fallito la quest del lascia passare perché è morto l'obiettivo che dovevo difendere. Posso recuperarlo da un'altra parte? Quella è una grande inculata, quella quest lì. Perché in verità ce ne sono almeno un paio che ve li vendono e lascia passare. In verità, semplicemente facendo la quest principale c'è cioè una serie di cose che vi danno E lascia passare in a titolo gratuito Aspetta un attimo, ditemi ragazzi Adesso Sì, certo, Dio mio oh. Eh? Eh, lo sai che non so se ce l'ho il perk Perché non l'ho maxata le skill eh? Io ve l'avevo detto Comunque No, no, comunque sì ce l'ho, certo poi o all... ah, you can rob su The Witcher okay. la vita si recupera solo mangiando i livelli di... alti di difficoltà, Sì, E anche con eh, wow, un talento, wow. che, secondo me, è fondamentale. Uno delle abilità, quindi uno dei talenti, quelli gialli. Che ti, pratica, ti fa, ti dà, mi pare, 5 di vitalità al secondo quando è giorno. Quello allora, è fondamentale. Questo come lo facciamo? Lo facciamo camperati o andiamo in giro? Andiamo camperati. Luca mi dice: eh, Non si sa molto di Mad Max perché i prossimi due saranno dei pericoloni. Io sono contentissimo, ma io ho visto Mad Max al cinema. Non è che all'inizio c'era scritto: Attenzione. Mad Max non è aspetta, protagonista aspetta perché aspetta dovete aspettare i prossimi film. Io ho visto quello e quindi tranquillamente esprimo la mia critica. Secondo me lì eh, ci perde parecchio. Dopodiché preferisco sicuramente questo a quello degli anni 80, Non perché quello degli anni 80 non siano dei grandissimi capolavori con uno splendido Mel Gibson, okay. ma perché io subisco moltissimo l'invecchiamento, specie non solo dei videogiochi, anche dei film. Quindi per me. A meno che il film nuovo non era merda, tipo Indiana Jones e il teschio di cristallo, tendenzialmente se ho un bel film lo preferisco sempre a quelli dei, dei 35 anni prima. Allora questo qui adesso come funziona? Questo simpatico tizio che vedete che esce fuori, ogni tot tempo prende e fa una, un colpo per cui va in furia e per cui voi il, soltanto calpestare il suolo, qualsiasi parte di esso, vi procura dei danni. Allora il concetto è, potete farlo anche senza titano, ma con titano è più semplice. Il concetto è quello che se avete uno stregone mettete la skill che vi fa, ditemi quando ho fatto la bolla. Insomma comunque se no, se avete un titano fate la bolla e saltate per aria entrando ed uscendo in continuazione dallo scudo, perché così vi si rigenera vi si rigenerano appunto gli scudi. E non morite mai, state attenti però perché quando i mostri vi entrano dentro la bolla, appunto dovete prendere e ammazzarli, se no vi fanno il culo. Quando vedete che c'è scritto che si placa l'ira, potete tranquillamente ricontinuare se non avete un titano, lo potete fare anche con lo stregone, però ricordatevi di avere l'abilità che vi fa rallentare la caduta al suolo quando mirate, per cui fate il doppio salto e poi sguainate un'arma e tenete mirato. Salutiamo Ferdinando 90, anche lui è arrivato adesso con un po' di ritardo Porca Mister Yanox dice Questo è a pranzo con The Witcher con Destiny in sottofondo <ride> Poi salutiamo Adris 2002 Giovanissimo nostro ascoltatore Grande Adris Vedi due vecchi come noi e eh, eh, sei tu che sei eh. giovanissimo Grandissimo Ci sono molte teorie, dice Trix Sul fatto che il personaggio di Tom Hardy sia o no, no, no effettivamente Mad Max Anche qui mi interessa fino a un certo, un certo punto. punto Eh però non abbiamo la bomba non lo so, <ride> però facevo per dire Urd not Urr dice, ragazzi, ma voi che, insomma, lavorate nel settore, potete fare bene. pressione sugli sviluppatori per fargli capire che il doppiaggio in italiano è importante, non vi ascoltano proprio, non gliene può fregare di ne meno, ne perché non è che loro non lo fanno perché gli stiamo sul cazzo, o perché pensano che sia meglio in inglese. Non lo fanno perché doppiare un videogioco costa. E costa in modo in, eh, direttamente proporzionale a quanto testo c'è nel gioco. E siccome il mercato italiano è quando hai wow. venduto 20.000 copie, se hai fatto un successo incredibile, spesso non ci ripaghi neanche il doppiaggio del protagonista. Il motivo per questo l'italiano lo ignorano. Se l'italiano si fosse parlato in altri paesi del mondo, fossimo stato un mercato tipo quello inglese, che nonostante siamo di più degli inglesi, il nostro mercato vale più o meno un ventesimo del mercato inglese, e eh, questi eh, sono i risultati. Allora adesso che abbiamo quasi finito in realtà abbiamo finito l'arena al 34 per cui adesso armati delle nostre simpatiche chiavette se ce l'avete dovete scendere in questo buco Ciao Ciro e poi si finisce nella stanzetta e lui se ne va Esatto, si apre e se avete le chiavi e vi interessa dell'equipaggiamento esotico perché almeno un'arma esotica ve la dà sempre, se siete un giocatore normale vi dà il giallahorn almeno al terzo tentativo, io invece come al solito il giallahorn non lo dropperò perché non l'ho mai droppato, a Bungie sembra giusto che io non lo debba prendere, questa è la stanza del tesoro. The Edge ti fa un consiglio quando salti nella bolla non farlo in verticale o ti fa spawnare in mezzo alla mappa. Però non è successo Poi, Porca come troppo. vedi le universal app per Windows Phone 10 Secondo te ci sarà finalmente un parco app Completo come su Play Store e App Store Perché e vorrei troppo. prendere un Lumia 930 Ti rispondo io perché il barone è troppo preso Assolutamente sì, sì, potrebbe, sì. Essere, potrebbe rischiare di essere finalmente La chiave di volta Aspetta. per un ecosistema Che fino ad oggi si è rivelato super fallimentare Per quanto riguarda la Porca disponibilità troppo. Di software quindi direi che lo attendiamo tutti con grandissima ansia, potrebbe essere veramente una gran figata. Allora, io non ho preso nessuna esotica, il che vuol dire che è una primaria perché avevo lo no, nemmeno, è una secondaria perché avevo le secondarie piene, quindi niente gialla orna nemmeno stavolta. Per il fatto che The Witcher 1 fosse tutto in italiano e gli altri no, è perché evidentemente in The Witcher 1 hanno voluto rischiare, si sono presi l'inculata e infatti non l'hanno poi più fatta in italiano. Se è per questo anche Pillars of Eternity <ride> è completamente in italiano. Però là parliamo di cose un po' diverse. C'è cioè il doppiaggio di mezzo, partono proprio con altri discorsi in The Witcher 1, loro si devono far notare, quindi probabilmente hanno deciso di investire lì. Eccetera, eccetera, eccetera. Sono discorsi differenti e c'è questo dato di fatto. Adesso, ora torniamo sulla tolla, vediamo se liberando uno degli slot mi succede qualcosa di bello, ma non credo. Oggi si lamentano che ho la mia capa pelata è estremamente era... lucida, in realtà è perché stamattina mi sono depilato e mi sono incremato come tutte le volte che mi rado la testa ah, ecco. E quindi per questo motivo mi è so molto... che si, si degenerasse subito su non altre... Ma perché si degenera? Ho detto mi sono incremato la testa come quando mi depilo e quindi e purtroppo è... sono brillante Tra l'altro oggi secondo me Jacopo ha messo le luci a palla di fuoco, secondo me quindi è per questo che anche sono più riflettente Io direi Barone che te voglio bene assai e... Eh. Ma allora, possiamo anche smettere qua visto che non c'è più un cazzo da fare Fate No vado, tutto. vado in atoll a vedere se mi ho trovato qualcosa Dopodiché ci salutiamo e salutiamo come si deve Il drop esotico è auguro. uno per personaggio a settimana Nella prigione A posto Confermate che il drop esotico È uno per personaggio nella prigione a settimana Comunque Ergut ha 6 gallery horn no, e, non è vero. e Jonathan ne ha 4 È uno per personaggio a livello Non uno solo Io non l'avevo ancora fatto la um, Come si dice per The Elder Scrolls online per, per PlayStation 4 faremo mai un gameplay. Appena ce lo manderanno, assolutamente lo seguiremo a tutto tondo. Perché comunque ci teniamo tantissimo. Quindi vi confermo che lo seguiremo proprio a cannone. Per adesso non ci è arrivato niente da giocare, non, zero. Neanche, non avevamo neanche inviti alla beta Zero Infatti zero guarda... zero. No, la beta addirittura ci era stata detta che non potevano andarci i giornalisti, volevano solo giocatori nella beta. No, ho droppato benevolenza regale, ma è possibile non mi abbia dato l'esotica ragazzi? Incredibile questa cosa, non ci avverto. Va bene, ragazzi, io ringrazio Manuel e, ehm, e Jacopo per essere stati con noi, per avervi fatto vedere solo grazie a loro, se l'avete visto, il Mercurio, perché sennò sarebbe stato molto molto più faticoso. E Non mollate, domani la recensione. Lo direi che per adesso la copertura di video su Destiny si chiude qua Ricordatevi che stasera ci sarà un logplay non definito su, nel, sul nostro canale. Guardate il calendario che trovate proprio sia su Twitch che sulla pagina della diretta. Domani a pranzo con Torna con Vincenzino in solitaria che farà vedere Notte e Hero, questo giochino carinissimo degli stessi sviluppatori di Holly Holly. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti. Tra poco, tra dieci minuti. Pausa caffè. Io Bravo. mangio. Intanto, ciao.